Eccoci qua, ciao ragazzi e benvenuti sul mio nuovo canale di Cusano Italia TV. A seguire questa trasmissione, lo sapete, sono più di 5 milioni di italiani. 8 milioni di italiani, come dicono i latini, abbundare. Scusate. Eccola qui. Come vedete, continuo a mantenere rapporti stretti con Mosca. Bene, dicevo che... Ma chi è che ci ha chiuso nella sala di relazione? Ecco. Ma siamo già... Vedete? Lo vedete? Questi sono... i soliti contestatori comunisti pagati dalla sinistra. No, ma non è vero, non è vero. Ci paga il nostro editore per condurre questa trasmissione, siamo i presentatori. Ah, sì, così. Siete i presentatori? Sì. E allora presentiamoci. Elena Tubertini, ciao. Piacere. Ciao, caro. Beh, e allora possiamo iniziare. E quindi... Niente. Sigla. Venga. Una mano al presidente. No. Eccoci qua! Io mi accomodo. Ma Gian, che hai fatto? Noi eravamo chiusi in redazione, ma tu? Addirittura hai sequestrato? Sì, pensa, legato, imbavagliato e non ho speso una lira. Forse vuole dire qualcosa? Aspetta. Vai, intervieni. Salvagli la vita. Esagerato. I capelli, Esagerato. Ma addirittura ti hanno sequestrato, chi è stato? L'agente di sicurezza del presidente? No, è che a me piace fare un po' di bondage prima di iniziare la puntata. Abbiamo qualcosa in comune, bravo! Grazie. Questa è una follia. Vabbè, che buono. Mi chiedo, siamo onoratissimi di avere il presidente. Tantissimo, ma che ci fa qui in prima serata? Sono... Conduco sul mio nuovo canale, il mio nuovo format, le mie nuove cose, che era seduto qui? Ero seduto qui. Ah, questo era il suo posto? Aspetti. Ma cosa mi fa? Ma mi replica la scena con Travaglio, scusa. Mi risiedo io. Allora. Io non so come accogliere, non eravamo preparati a tutto questo, ma cosa ci è venuto a fare qui? Come cosa? Cosa ci sono venuto a fare? Ma perché? Dispiace la presenza del leader politico numero uno d'Italia? Ha ragione, perdon. Del mondo? Allora, il mondo è un po' esagerato. Sono qui per esporre in modo preciso, in modo dettagliato, i punti principali programmatici che propongo fino alle elezioni prossime. D'altronde siamo in campagna elettorale, siamo anche in silenzio elettorale. Ma TikTok funziona sempre. Allora, parliamo di cose serie. Allora, punto primo del mio programma. L'aspetto più importante che meglio mi riesce. Presidente, ma siamo oltre le regole qua. Non si preoccupi. Mi deve lasciar parlare. Allora, punto primo. Sapete che differenza c'è tra una pizza bruciata e una donna incinta? Nessuna. In entrambi i casi bastava uscirla un minuto prima. Non vi piace il punto primo? No. Allora passiamo subito al punto secondo. Va bene? Sì. Un video per TikTok, vai. Ma mettetevi qua, come guarda. Vai, pronti. Cominciate ad agitarvi. Shakerando. Sto shakerando. Oh no, Matteo, sono qui, sto shakerando. No, presidente, intanto faccia piano che. Sente come un ho sentito qualche rumore vertebrale di è un programma serio, non possiamo metterci qui a parlare. Non potremmo. Non vi piace neppure questo?
giusto? Ok, allora, punto pancione, verso. Tieni qui, pancione? Mettiti lì, fai partire la musichetta, sei capace? Non c'ho più le... No, aiuta! È un pancione boomer, scusate. No, ecco. Ho le mani legate. Si mangia i bambini come tutti i comunisti. E allora, sei pronto? Bella figliola, venga che vicino. Facciamo un balletto? Guarda, guarda. Va bene, va bene. Venga. Allora, siete pronti? Sì. Siete pronti? Ok, presidente, vada. Vada, attacca. Senti, guarda, più liscio, più morbido, brava. Ecco, ecco, fai pure una giravolta. Dobbiamo. Possiamo interrompere. Hai visto? Presidente, è venuto molto bene, devo dire la verità. Sicuramente abbiamo moltiplicato i nostri contatti. Infatti, vedi? Sì, ecco. È arrivato il messaggio. Oh, Giorgia Meloni. Leggi. Ma come guarda quanto siamo considerati. Voi parlate di spaccature all'interno della nostra coalizione, spaccature non ce ne sono, siamo sempre uniti, se qualche spacca c'è io al massimo mi ci picco. Legga pure. Sicuro che non vi mettete d'accordo per nessun tema, neanche sulla flat tax. Legga, siamo di comune accordo, guardi, legga. Vabbè. Ciao Silvio, ti sto seguendo con attenzione su Cusano Italia TV. Visto? Sta per farci dei complimenti. Sicuro. E volevo chiederti di... Sì. Vabbè, un saluto, qualcosa. Smettere con queste cazzo. Ogni volta che apri bocca e fai un balletto mi toccano due piazze in più per recuperare i voti che mi fai perdere. Aspetta, comunice. Giorgia, scusate, sì. Pubblicità, per trend topic. Top trend. Ma cosa cazzo fai in questi casi? Tu chiami? Che dire, benvenuti. Sì, ma mi volete liberare dal bondage? Lo devo fare tutta la puntata ammanettata. Guarda, meglio... mi piacerebbe lasciarti tutta la puntata così, devo però essere anche sincera. Rimetterei lo scotch perché non era un'idea malvagia. A questo punto, effettivamente, per le nostre orecchie. Dammi una mano. Era tutto questo il... Guarda i segni. La forzatura. Che dolore, mamma mia. Che dolore. Comunque... Muore, ci vediamo dopo. Ma che muore? Vabbè. No, per dire che, insomma, è stato tutto scombinato. Sì, la scaletta. Ma anche ribaltata. I nostri convenevoli, quindi, vabbè, è già partita la sigla Top Trend, come sapete, è la nostra classifica con i tre hashtag che abbiamo selezionato per questa puntata. Questo è Fattacci, notizie prese in giro, lei è Elena. Buonasera. Forse ancora. Sì, io. Gian è sempre lui. Sopravvivo, il presidente che è andato via e Bera. Ecco. Notizie prese in giro, quindi vi andiamo a raccontare quello che si vocifera, si mormora in rete e ovviamente anche a condire tutti i commenti più riverenti, no? Degli utenti. Bravo, e c'è una tematica in apertura che mi sta particolarmente a cuore, per cui sì, se Elena... Lanciamo questa terza posizione. Ci agevoli l'hashtag, iniziamo subito dopo. Ah, così? Terza posizione, hashtag Peppa Pig. Oh, ecco, Peppa Pig perché? Non perché sia il mio cartone preferito, ma perché c'è un polemicone, vero? Sì, allora, diciamo che per fortuna lo sciame un po' è defluito, no? Però... È scemato. L'ha detto. Va bene, però ancora tiene banco la discussione, perché poi alla fine questa puntata famosa in qualche modo non è stata censurata ed è andata in onda. Ma puntata dove ci sono... Aspetta. Io quello che voglio dire in apertura subito è che ci colleghiamo anche all'ingresso, all'inizio del nostro presidente, è che è stata una campagna elettorale breve ma intensa. Sì. Però fa specie che... Breve, sì, intensa, non beh, lo so. Breve, intensa, ma con tutto quello di cui si poteva parlare, anche per tenere svegli le persone sotto l'ombrellone. Sono usate qualsiasi carta e arma. Esatto, però c'è, secondo me, un commento efficace di una cantante ben nota che riassume questa campagna... Questa polemica di... Questa campagna elettorale breve ma efficace. Aumento delle bollette, lavoro che scarseggia, crisi climatica spaventosa. In Italia di che cosa ci preoccupiamo? Di Peppa Pig che ha due mamme. E
Anche adesso Loredana su TikTok ne la posso fare, ragazzi. Ciao. È stata carina con le orecchie da Peppa Pig. Sì. Ha un po' sbagliato, perché non è che Peppa Pig che ha due mamme, un'amica di Peppa Pig. Vabbè, però il senso è stare lì a specificare. Sta di fatto che settembre, oltre ad essere il mese della campagna elettorale e delle elezioni che forse ci porteranno un governo, forse, col prossimo tweet anche qui andiamo a raccontare bene cos'è questo settembre, secondo questa utente, Maria Cafagna. Peppa Pig, sirenette nere e tre cani. Non sapevo che settembre fosse il mese della mascolinità fragile. Esatto, diciamo che hanno tenuto banco, sì, tutte queste tre tematiche che poi fanno parte di un macro sistema che è, diciamo, la tematica gender, ok? Uh-huh. Qualcuno dice, ma tre cani che è successo? Perché questa notizia è passata un po' in sordina, no? Allora, vi facciamo vedere l'ordine en passant quello che è accaduto anche con, sì, la questione tre cani. Abbiamo il prossimo contributo che è del fattoquotidiano.it, ecco qua. Enrico Ruggeri, contro la svolta gender della Treccani, una stucchevole forzatura grammaticale, avevamo la lingua più bella del mondo. Insomma, se l'è presa con la Treccani perché sta includendo, la parola includere è forse il termine più giusto, sì, nuovi termini che vanno anche, insomma, come dire, sì, ad aprire il, esatto, panorama. No? No, sono d'accordo. Con chi? Con Enrico Ruggeri o con l'ordine delle parole, mettono prima il femminile del maschile, mentre nella storia è sempre stato l'inverso. Sì, io non frequento le enciclopedie da anni. Mai frequentate. Non sapresti. Vabbè, comunque, perché ha parlato Enrico Ruggeri proprio di questa tematica, rimane un mistero. Mistero, va, mamma bene, mia, che link, linkatore. Dobbiamo ridere qua. No, non dovete ridere. Allora, torniamo invece a Peppa Pig e leggiamo, facciamo un passo indietro e capiamo che cosa è successo invece per la questione appunto del cartone animato più amato. Vabbè, perché se lo fosse perso, perché se ne, esatto, è parlato ampiamente. Però. Vai, Repubblica. Fratelli d'Italia contro Peppa Pig, appello alla RAI. Non trasmettete l'episodio con due mamme, inaccettabile indottrinamento gender. Il partito di Meloni non condivide la scelta degli autori del famoso cartone animato di aver inserito le famiglie arcobaleno nella storia. È letta su Twitter. Domanda per Giorgia Meloni. Quindi Peppa Pig va censurata e il video della donna violentata a Piacenza va rilanciato senza limiti? Ah. Ok, qui si è scatenato polemica nella polemica. Il vero putiferio quando Letta poi ha risposto a, insomma, a questa iniziativa non proprio della Meloni, ma appoggiata da Meloni perché parte da un altro partito, insomma, di bloccare, censurare questa puntata nello specifico che prevedeva la presenza di due mamme, come dire, fa un po' ridere, ma due mamme porcelline, due mamme, sì, come vuoi dire, due mamme maiale. Due mamme, ecco. Non essere malizioso. No, io zero, siete voi che siete, vi state incagliando. Ok, due mamme suine. Esatto. Anche se è suino, due scrofe. Era meglio suine. Scientifico, voglio dire. Comunque sta di fatto che è una puntata delle tante e quindi si è scatenato veramente un uragano di polemiche, di tweet e ovviamente hanno sfruttato l'occasione per farsi, certo, una lotta in queste ultime giornate di campagna elettorale, no? Addirittura si è espresso anche colui che nella coalizione di centrodestra teoricamente dovrebbe essere un po' più moderato, no? Mm-hmm. Dovrebbe essere anche un pochino più evoluto, un po' più smaliziato. Peccato, glielo potevamo chiedere. Vabbè, comunque facciamo vedere che cosa ha detto anche Silvio Berlusconi riguardo alla questione. Non si possono proporre ai bambini modelli volti a condizionarli. Silvio Berlusconi, Peppa Pig, un caso triste e preoccupante. Un caso triste e preoccupante, addirittura una puntata di... Mi avete chiamato? Ancora qui! Si è sentito nominato. Si è andato via? Sì. Si aggira. Sono tornato per chiedere pubblicamente scusa alla famiglia Pig. No. Cosa? Non ho capito. Alla famiglia Pig. Ah, la famiglia Pig. Perché appena ho sentito che del materiale, sì, che conteneva chiari riferimenti a due madri porcelline poteva essere messo a disposizione dei bambini, mi sono rifiutato. Okay. Perché certi materiali è meglio che rimangano nelle chat private di WhatsApp. Ma, cosa dice? Ma di che porcellini stiamo parlando? Porcellini, quelle... Ma perché lei ha un gruppo WhatsApp? Il gruppo Peppa Fig, non c'è mai scritto. Mi si consente. Ma cosa dice? Se ne va, rientrerà, sarà diventato editore di questa emittente, chi lo sa, va bene, preoccupata, non lo sappiamo. Ho visto, purtroppo se n'è andato e non ho potuto mostrare al presidente il meme che le hanno prodotto, anche perché dicono
ma come il presidente dice che è un preoccupante Peppa Pig, allora giustifichiamo a proposito di moralità, ok il Bunga Bunga e non Peppa Pig? Allora certo. qua si domandano, ecco come potrà essere una prossima puntata, nuove polemiche per la puntata con Papi Pig. Adesso noi non vogliamo rientrare in questa polemica che ormai è consumata, no? È finita, ormai se ne è detta di ogni. Ne abbiamo sentito parlare tantissimo, però ecco, secondo me le fazioni divise rimangono, tra chi è d'accordo e chi no. Non è questo il tema, ognuno si faccia la propria idea. Noi che siamo dei cazzari vogliamo andare a prendere invece il lato più frivolo della... Sì. Ti piace che ho detto cazzari così? No, preferivo frivolo. Frivolo della notizia, perché ci siamo fatti tutti un'interrogazione personale, no? Sì. Ma se Peppa Pig, no, è così scandalosa, perché in una puntata addirittura ci sono due mamme, no? Sì. E allora, a proposito di modelli, come diceva il presidente, vediamo altri modelli del passato, no? Che non sono stati mai citati. Ecco qua, ad esempio, qui abbiamo. Questo sei tu prima in bagno, prima di entrare. Ma noi siamo cresciuti così. Siamo. Ma non è Pollon, però, questo. Adesso non mi ricordo, però credo che sia Pollon. È Pollon con Gianmarco Esposito prima di entrare in trasmissione. Gian Pollon. E vogliamo vedere un altro modello invece che è passato così, che andava benissimo. Ecco qua. Eccolo qua. Io ovviamente quando finiamo la puntata di Fantacci. Sto ubriacando poi a Coca-Cola. Esatto. Attenzione, qua abbiamo pescato tweet barra meme sempre da un utente che ha ripescato quest'altro fotogramma. Aia. Sempre un altro cartone animato. Ecco, adesso vorrei capire chi è quello che assiste a questo accoppiamento. Quella è Lady Oscar? Che giace con il fratellastro, se non sbaglio. No, mi sembra di sì. Non saprei. È quello dietro, non quello so chi dietro sia. È un passante, ragazzi. È un voyeur. Quindi, insomma, possiamo dire che di modelli... Guarda come siamo cresciuti. Malissimo, quindi vuol dire malissimo. Che abbiamo sbagliato tutta la linea. Soddisfatto della mia educazione sessuale fatta con i cartoni. Cioè. Esatto, non serviva a poi vedere altre piattaforme, ecco. Certo. Avevamo una base. Ci ho detto, vi vorrei mostrare un tweet... Perché Nino Cartabellotta, che si occupa di un'altra cosa, no? Però ha fatto questo tweet, insomma, che è stato viralissimo, è stato riportato da tutti i giornali. Serve una commissione d'inchiesta per chiarire i rapporti contro natura tra un cavallo razzo e una mucca. È vero. Effettivamente. È stata perculata questa situazione un po' da tutti, veramente. Anche da Nino Cartabellotta, che si occupa di Covid, pandemia e quant'altro. Vabbè, però... Detto questo, allora, visto che ci piace, no, ricordare i cartoni animati, anche perché è una sorta di, no? Tuffo nel passato. Bravissimo, facciamo un tuffo nel passato, allora andiamo a rivedere quello che ci ha reso le persone che siamo oggi. Facciamo un riassunto. Ma cosa ci hanno sottoposto? Tre perfetti disagiati. Vai, per quale motivo? Questo. Seguendo la polemica del giorno, analizziamo insieme quali cartoni possono avere maggiormente destabilizzati i bambini più di due mamme come in Peppa Pig. E già tremo per i vostri commenti, ma sarò forte. E iniziamo. Allenatori maneschi che usano il tuo faccione come pallone. Amorevoli padri di famiglia che prima ti alzano in cielo a mo' di Re Leone e poi, anche se sei donna, ti tirano su come un uomo e ti dicono «Ahimè, sei nata tu». Amorevoli padri che ti ficcano su un esoscheletro e ti fanno schiattare, ma per il tuo bene. Nerboruti o maccioni che ti danno una festante pacca sulla spalla e tu esplodi. Vecchi che comprano bambini. Bambini che vedono schiattare scimmie. Bambini che vedono schiattare cani. Bambini che schiattano coi cani. Lottatori dalla testa di pene. Squinzie che inciuciano con simil fratelli. Genitori che fanno festanti scambi di coppia. Tutte le avventure del Bosco Piccolo, dove schiattano i ricci e i topi rimangono spiedinati in modo cruento. Orfani. Tanti orfani. Orfani come se piovesse. I genitori a volte sono un optional. Minorenni con microgonna lasciva, morte malamente, stritolate, fulminate e carbonizzate. Vecchi barbuti maniaci. Vecchi non barbuti, ma ugualmente maniaci. E poi Ranma, dove uomo diventa donna, donna diventa uomo diventa porco, donna diventa gatto, vecchio diventa panda. Insomma, tante cose più destabilizzanti, senza contare che... Peppa, arrivi tardi! C'erano già Alice e Milena una ventina d'anni fa a tirare su una poppante. Anzi, erano pure in tre. Quindi c'è anche un triangolo. Il famoso trigono di pianeti. Eccolo qua spiegato. Evviva!
Meraviglioso. Io sono bambini che vedono schiattare scimmie e niente, mi sono ribaltato con la sedia, è meraviglioso. L'autore di questo video geniale, che io ho trovato personalmente geniale, è Stefano Piffer, giornalista che dovrebbe essere in collegamento. Non mi dite in collegamento con noi? Dovrebbe proprio essere in collegamento. Stefano. Eccolo! Buonasera, ecco. Benvenuto. Buonasera a voi, grazie. Stefano, bravissimo. Complimenti per questo video che sappiamo, insomma, aver riscosso un notevole successo sul web, insomma, e complimenti per la tua vena comica, irriverente, che è andata ad analizzare tutto il nostro passato. Certo che rivederle così, sì, in successione, insomma, c'è da buttare tutto, cioè non rimane nulla. Che rimane? I puffi me li salvi, i puffi? No, perché c'era Gargamella. C'era Gargamella che si voleva accoppiare con Puffetto. No, non si voleva accoppiare, dai. Ha fatto un po' effetto. Infanzia rovinata. Sì. No, la cosa che mi colpisce, che tu dici ovviamente comicamente alla fine, è che Peppa Pig alla fine, poverina, non è neanche questa esclusiva, perché è arrivata per ultima. Ma sì, cioè, al di là delle battute, molti hanno anche polemizzato sul fatto che Peppa Pig fosse così dedicata a un pubblico molto più giovane rispetto agli altri animati anni 80 che ricordiamo noi, però effettivamente abbiamo dovuto combattere con cose abbastanza destabilizzanti quando eravamo bambini, cioè Peppa Pig in confronto niente. Stefano, sai cosa ti sei dimenticato forse in questo video? Che proprio ultimamente c'è stata una polemica simile per il sequel del film Disney Pixar. No, della Sirenetta, di Buzz Lightyear. Ah, pure. Perché sì. Buzz Lightyear ha un'amica, un'altra astronauta, che è una lesbica, e quindi c'è stata una polemica anche su questa qui. Perché credo che poi avesse anche un figlio o una figlia, sì, insomma, lo adottasse, una cosa del genere. Per cui ecco che c'era stata anche una polemica, forse anche in questo caso rivolta a un pubblico un po' più grande, di bambini sempre, però un po' più grande, però molto molto simile. Invece Peppa Pig appunto è rivolto a bambini di 1, 2 anni, 3 anni. Io quello che voglio chiedere a Stefano è se secondo te questi temi in campagna elettorale funzionano oppure no. Allora, possono funzionare, possono diventare anche dei boomerang, secondo me, quindi dipende molto anche dalla sensibilità dell'elettorato, da come vengono posti effettivamente, e per come è uscita, per come l'abbiamo un po' così recepita tutti, è sembrato un po' così una cosa buttata lì, una classica così frase da propaganda che magari, insomma, può ottenere risultati come no. Uh-huh. Allora, ricordiamo che tutto nasce da diciamo un'iniziativa di un partito, sì, che dovrebbe essere Pro Vita, se non sbaglio, che ovviamente dovrebbe essere in coalizione o comunque insieme alla corazzata della Meloni. Sì, appoggiato. Sì. Adesso noi non l'abbiamo voluto ritrasmettere perché è un po' forte, però abbiamo visto anche il tweet che hanno rilanciato, in cui c'era tanto di grafica di Peppa Pig e sopra una scritta a caratteri cubitali: la Rai vuole trasmettere un cartone gay. E mi sembra che questi toni siano al di fuori dei tempi, ma anche per la stessa Giorgia Meloni e anche per, insomma, probabilmente una forza che si appresta a diventare forza di governo, no? E spaventa, sì, comunque il tono, la semplificazione che si utilizza in campagna elettorale a pochi giorni dal voto, no? Allora, hanno fatto una richiesta vera e propria per non far trasmettere alla Rai questa puntata, il modo in cui poi viene etichettato un cartone animato, comunque proprio il linguaggio che viene utilizzato spaventa, nel momento in cui tra poco potrebbe diventare forza di governo. Mm-hmm. E comunque una forza di governo deve rappresentare quasi tutti gli italiani, poi con idee e sensibilità diverse. Quindi comunicazione troppo aggressiva. Aggressiva e al di fuori dei tempi, no? Però magari c'è un pubblico che è d'accordo, ecco, magari c'è un target. Trovi sempre qualcuno che è d'accordo, però insomma bisognerebbe quanto più essere, almeno nella comunicazione, delicati, Stefano, non pensi? Assolutamente sì, e soprattutto penso che comunque questa sarà una realtà a cui bisognerà, tra virgolette, giganti, abituarsi, nel senso che comunque il mondo andrà in quella direzione, secondo me, ma secondo penso a come sta girando il pianeta. E quindi pensare di dover in qualche modo censurare
cartoni animati, opere, film e quant'altro. In Italia c'è una grande tradizione di censura, in realtà, che è nata magari più legata alla violenza inizialmente, dove anche uno schiappetto dell'allenatore di pallavolo veniva modificato con fermi immagini, sfumati, cambiamenti di doppiaggio, una cosa del genere. In questo caso molto si va su un tema forse ancora più delicato, comunque parimenti delicato, che è quello appunto dell'identità di genere, che è appunto una realtà che è presente in maniera serena, più o meno, insomma, in tutti i paesi evoluti. Da noi fa paura, ci si chiede sempre cosa penseranno i bambini. Esatto. Ecco, la frase che si dice sempre, che dicono chi sostiene, diciamo questa tematica, no, contro questo cartone, ma in generale sulla tematica gender, è: che cosa dirò a mio figlio, che cosa devo dire a mio figlio? Secondo te, Stefano, cosa bisogna dire ai figli? Forse a volte dovremmo non dire nulla, perché sono più avanti di noi. Ma non dire nulla se non viene chiesto, perché vuol dire che per il bambino è normale, ma se dovesse chiedere, è una, per il bambino ha due mamme, finito. Cioè, semplice, non è che, cioè, piuttosto semplice. No, perché noi ne abbiamo parlato anche nella nostra trasmissione radiofonica, non so se sei d'accordo con noi, però mentre noi adulti magari ci stiamo approcciando a questa tematica che non è nuova, però l'abbiamo iniziata a conoscere con una definizione da poco tempo, i bambini che nascono già vivono in questo mondo in cui c'è questa consapevolezza, questa concezione, no? Quindi certo, probabilmente non hanno bisogno che venga spiegato loro nulla. Certo, da questo punto di vista sono d'accordo con te, anche se in questo momento ho notato che diversi programmi televisivi mainstream stanno cercando di inculcare queste, chiamiamole così, novità, e tipo ad esempio Elio, nel programma Italia's Got Talent, si era definito il conduttore più fluido che ci potesse essere. L'identità di genere è stata affrontata anche in altri programmi, competizioni canore. Direi rappresentare. Esatto, sì. Però ecco, io in chiusura chiedo a Stefano, tu hai fatto una carrellata di cartoni animati, no? In cui ci hai mostrato simpaticamente tutte quelle cose che forse con gli occhi di oggi insomma sarebbe difficile di proporre, no? Certo. Però ti chiedo intanto qual è stato il cartone che ti ha segnato più dell'infanzia, che sono curioso, e poi ti chiedo invece una domanda un po' più seria, è se il cartone animato ha una funzione educativa o è semplicemente un'opera audiovisiva frutto dell'ingegno degli autori, e quindi non dobbiamo sindacare su quelli che sono i messaggi che gli sceneggiatori, gli autori, i disegnatori vogliono far passare. Questo. Ah, guarda, la risposta deve essere unita in qualche modo, nel senso che fra i cartoni che più che segnato, comunque mi hanno rimandato all'infanzia, mi sono rimasti più dentro, mi hanno così interessato, piaciuto e quant'altro, ci sono o quelli sportivi, ma soprattutto quelli storici. E qui si unisce un po' anche la seconda domanda, ossia una funzione educativa. Molti cartoni animati, anche in maniera magari giocosa, scherzosa, fanno innanzitutto passare determinati messaggi legati all'integrazione, all'accettazione, ma anche da un punto di vista divulgativo. Penso a cartoni come possono essere Lady Oscar, se si sfronda tutta la parte ovviamente inventata, romanzesca, permettono in qualche modo di avvicinare lo studio della storia, o esplorando il corpo umano, le prime nozioni di biologia le abbiamo imparate lì fondamentalmente. E poi la gente è convinta che le piastrine siano esagoni dal sorriso scemo, quello è un altro problema. Ah, perché non era così? No, ci stai dando questa notizia? Sono sempre convinto che nella testa ci sia un vecchiaccio con la barba, quindi... Guarda, Stefano, hai ragione, perché io sono anni che scambio la polizia municipale per globuli bianchi. Esatto. È vero. Allora, Stefano, noi ti ringraziamo intanto per aver prodotto questo video. Però non che... ci ha detto il suo cartone preferito. Ha detto Lady Oscar. Ah, Lady Oscar. Sei distratto. No, vabbè, no, era passato in sordina. No, ti ringraziamo intanto per aver prodotto questo video, che comunque con l'arma dell'ironia riusciamo sempre a far ragionare un sacco di teste. Hai fatto capire che insomma Peppa Pig è l'ultima povera ruota del carro, ma probabilmente le campagne elettorali prima si basavano su altro e non su queste sciocchezze, mi permetto di dire. Aggiungo anche che ci sono voci autorevoli che appoggiano quella parte politica, quindi il centrodestra, che hanno definito questa polemica una cavolata, per non dire altre parole. Quindi insomma ci sono anche voci discordanti nello stesso raggruppamento.
E poi ti volevo ringraziare, insomma, per essere intervenuto e insomma, aver contribuito a chiudere forse una volta per sempre questa polemica? Forse sì, dai, non è credo, stato estremamente chiaro. Io mi auguro di sì, devo dire la verità. Io direi che abbiamo ragionato, abbiamo detto la cosa più importante, cioè che ai bambini forse non bisogna spiegare niente, nulla, certo. O comunque magari bisogna anche cercare di capire insieme, a volte i genitori devono fare lo stesso percorso dei bambini. Lavoro. Ed è per questo che in chiusura ti faccio leggere, Stefano, un tweet che secondo me è riassuntivo, emblematico ed è la miglior chiosa di questa polemica. Con il prossimo contributo, anche l'ultimo. Ecco, per fortuna la Rai ha regolarmente trasmesso la puntata di Peppa Pig con le due mamme. Dopo la visione del cartone non sono stati registrati casi di inversione sessuale tra i piccoli telespettatori. Tutto è bene quel che finisce bene. Insomma, questa mi sembra. No, scusa? Dico, siamo salvi. Cioè, già, siamo salvi, fortuna, siamo salvi. Esatto, esatto. Va bene, grazie mille. Grazie a voi e dell'ospitalità e dello spazio, e ovviamente una buona serata, un buon fine settimana. Grazie Stefano. Buonanotte. Ma voi pensate che le polemiche siano finite qua? No. No, perché l'hai posta così, quindi no. Devo piantare un polemicone proprio. Tu, tra Sì. E io poi ne ho un altro, vi ecco. Do solo un indizio. Marco se n'è andato e non ritorna più. E abbiamo capito tutti. No, più che altro pubblicità. Ecco. Cerchiamo di tenere lo scenario. Bentornati a Fattacci, e non so se voi ci avete capito qualcosa prima, noi siamo ancora un po' scossi, tra l'altro sono tutto stropicciato perché ci hanno chiuso, bloccato in camerino. Sì, è vero, eravamo noi, tu eri bloccato. Io ero legato. No, vabbè, non vogliamo tornare sull'argomento. Ma sempre legato ero. Siamo legati più che altro ai temi della settimana, e da qui la nostra top trend con i tre argomenti dalla terza alla prima posizione, e poi come sapete abbiamo in chiusura, quindi rimanete lì, la nostra rubrica amatissima dei promossi e bocciati della settimana. Abbiamo parlato prima di Peppa Pig, adesso come sempre ti pianto il polemicone. Pianto il polemicone. Ma piantami e basta. Piantami. Minaccio proprio. Piantami. Oh, allora. Basta. Ti pianto e mi lancio, l'hashtag di Gian! Ma ti fai una domanda sul fatto che abbiamo le sigle per ogni cosa? È un anno cosa. E mezzo, non c'è e una per sigla. Te non e per te non c'è mai stata? Non è mai stata ufficializzata. Purtroppo ho qualcuno che, come dicevi, i detrattori. Esatto, qualcuno mette i bastoni. Non è Elena che mi supporta. Io sono sempre dalla sua parte, effettivamente, perché vedi come prende luce quando è il suo momento. Questa battaglia la porteremo fino in fondo. Non battere sulla... Oggi parleremo di coppette vaginali. No, ma cosa non è vero. Non è vero. Però se... ti posso dire, sarebbe stato in tono con tutto quello che hai raccontato per un anno e mezzo. Coerente. Va bene, un prossimo anche hashtag con l'inizio puntata, prometto, ma prometto no. Anche questo. No, non ci prometto. Ma nulla. Non parliamo di questo, parliamo di un'altra cosa che veramente mi manda in bestia. Una cosa che non voglio. Vuoi dire o non vuoi dire? Non voglio spoilerare, voglio che lanci l'hashtag. Lanciamo quest'hashtag. Alla seconda posizione abbiamo Ora Legale. Oh. Ah, attenzione, questo è un tema interessante. Ma anche... Esatto, che ora è legale. Prima non si sa e dopo neanche. In che senso? Cioè, nel senso, tra tutte quelle cose che tu vorresti che fossero legali, c'è anche l'ora. L'ora legale e l'ora solare. Tu, per esempio, sai quando devi mettere un'ora avanti e un'ora indietro, o ti confondi sempre? Io... È estremamente difficile per questo mi riguarda. Sì. Cioè... Io sono in balia degli eventi, quindi... Tu ti accodi. Mi accodo, mi faccio rimproverare se arrivo un'ora dopo il lavoro, oppure, non so, arrivo un'ora prima. Capisci? Non è una preoccupazione. Capisci qual è il mio impasse? Quindi tu vuoi... L'ora legale. Io voglio che sia legalizzata l'ora legale. Cioè, è una campagna che voglio portare fino in fondo. Legalizzate l'ora legale. In maniera tale che non dobbiamo ricambiarla e tornare all'ora solare, che ci intossichiamo, ci ingrippiamo. Ma la domanda... Se dobbiamo mettere avanti, indietro... Ma stai calmo! La domanda è, l'ora legale è quella ufficiale, nel senso che noi siamo partiti con l'ora legale, poi dopo l'ora solare è stata inventata... Voi vi preparate la notizia e neanche lo sapete? No! È tutto al contrario, quella normale sarebbe l'ora solare, però l'ora legale fa bene. Ma tu sei sicuro di c'è questo? Più, sì, c'è più l'unica sole cosa che il pomeriggio. L'unica cosa che c'è del cialtronismo in questo tavolo, perché non avete neanche preparato la notizia. No, vabbè, questo era il motivo per cui mi sono infervorato. Ma perché ti stai occupando dell'ora legale? Perché? Perché, ecco, qua poi adesso... Ci sono dei benefici. Ci sono dei benefici.
Ci sono dei benefici, ma prima di ogni beneficio io voglio farle un maleficio. Quello che accade sempre tra me e mamma al cambio dell'ora. Ma che sera. Ci frega? Quindi se per favore dalla regia mi agevolano il contributo numero uno, capiamo di che cosa stiamo parlando. Il telefono aggiorna l'orario in automatico andando un'ora in avanti, mia madre. Che stregoneria è mai questa? Questo effettivamente... Cioè, questo non riguarda solo le madri, sì, questo, possiamo dirlo? Questo cioè, sì, io ho mamma comune. Che si stupisce di questo. Purtroppo io vado in macchina e la macchina non si aggiorna. Quella maniera. No, effettivamente. Ah, no, quella. Però è vero, effettivamente da quando sono piccolo mi chiama per dirmi hai messo un'ora avanti, un'ora indietro. Ah, sì? Vedi? È vero. Dice, guarda che ormai i sistemi funziona lo fanno automatico. Abbiamo gli stessi. Problemi. Perché forse abbiamo gli stessi genitori, non lo so. Il microonde anche non lo fa in automatico. Non lo fa in automatico, però il piacere proprio di andare dietro a quell'orologio non vecchio, lo fa con mai le lancette a girare. Tra l'altro sugli orologi, vedi poi quanti disagi, gli orologi a lancette andrebbero staccati, girati e farlo da dietro, non con le lancette che fate un'ora così. Esatto. Ragazzi, rompo io. Ma soprattutto con quelli elettrici non si lo può fare così, io, con quelli digitali. Scusami un attimo. Vabbè, allora, tornando seri, immagino tu voglia parlare della notizia del momento, certo. La volontà di passare ufficialmente una volta e definitivamente allora legale, che però è una storia vecchia come beh certo, se ne parla dal 2017-18 in Commissione Europea, ma anche prima, perché ci siamo sempre chiesti ma perché cambiamo orario, no? C'era Bravo. Questo luogo comune del dire lo facciamo per risparmiare un sacco di energie, no? L'inverno, no? Avere un'ora Bravo, invece i conteggi luce, sono sbagliati, cioè è meglio rimanere tutto l'anno con quali sono i tuoi conteggi? Scusa. Ho dei sistemi di calcolo impressionanti calcolo? Che sono stati sviluppati all'interno del mio condominio. Ah certo, il condominio campione. Abbiamo composto mamma, papà e zie affini. Certo. E, però abbiamo anche delle fonti autorevoli come Consumerismo che ci sito, spiega, che è giusto. Che è il sito dove scrive tuo zia? No, è un blog, è un blog di zia. Zia Maria, va bene. Non lo volevo dire. Vabbè, leggiamo. Andiamo a leggere. Contributo numero 2. Il passaggio permanente all'ora legale consentirebbe di guadagnare un'ora di luce e calore solare ogni giorno e, considerati gli attuali prezzi del gas, determinerebbe nel nostro paese risparmi sui consumi di energia stimabili in circa 1 miliardo di euro solo nel primo biennio. Ammappete! Non solo! Sarà possibile con l'ora legale tagliare le emissioni clima alteranti per un totale di 200.000 tonnellate di CO2. Come fai a dire clima alteranti? Clima alteranti. È una parola, Con conseguenze positive sulla salute umana, oltre che risparmi economici dovuti alla riduzione della combustione di fonti fossili per l'illuminazione e il riscaldamento. E quindi ci hanno sempre fregato, perché ci dicevano che si faceva storia, invece no, non conviene più. Era una leggenda metropolitana, come le tartarughe ninja che sono nate nelle fonti. Quello è vero, però. No, è una leggenda metropolitana. Solo Splinter era nato nelle fonti. Scusa, perché non parliamo di questo in questo blog? È più interessante, no? Ma forse però, c'è un motivo, non lo so, un benessere psicologico che si acquisiva. Non lo so, io da sempre sono d'ora. Stato allergico all'ora solare. Tant'è che addirittura in Spagna hanno doppia ora legale. E la Commissione Europea Europea ha lasciato libero ogni Stato di decidere se adottare l'ora legale o meno nel proprio quindi paese. Quindi stai dicendo che ogni paese si può farlo, potrebbe farlo, per cui adesso poi con gli ospiti ne parleremo, anche se non sono tutte non è tutto oro quello che luccica, perché per esempio Fanpage dice attenzione perché l'ora perché legale sembrano solo benefici, ci sarà qualche maleficio. Delle preoccupazioni, gli esperti, aumenta il rischio di diabete e obesità. Adesso tu mi devi dire chi sono gli esperti, ogni volta tu mi parli di esperti. Se io non ho nome e cognome, non ci credo. Va bene, andiamo avanti e cerchiamo i nomi e i cognomi. Ma perché? Le preoccupazioni della Società Italiana di Endocrinologia circa la proposta di passare all'ora legale permanente in Italia, cioè di mantenere le lancette un'ora avanti tutto l'anno senza ora solare, e fanno esprimere gli esperti in questo modo: potrebbe rivelarsi deleteria accrescendo fino al 20% il pericolo di conseguenze negative sul metabolismo e il sistema cardiovascolare. Allora non ti conviene passare, devi rimanere a quella solare. Sono un po' preoccupato perché se dovessi ancora ingrassare, ecco, non entro più nell'inquadratura. Più che avrebbe la scusa, no, per ingrassare dicendo hanno cambiato ulteriormente, ormai bravo, allora è l'ora legale, a maggior ragione
ora regale tutto l'anno. Sì, allora, scusa, puoi allargarti di un 20%. Però leggiamo ancora, perché fanpage va ancora nello specifico. Spiegatemi. La proposta di passare all'ora legale permanente, cioè di mantenere le lancette un'ora in avanti tutto l'anno, potrebbe infatti rappresentare una possibile soluzione al rincaro delle bollette, ma anche avere alcune ripercussioni negative sulla salute. Quali sono queste ripercussioni? Abbiamo già visto. Cosa ha in particolare evidenziato questo studio? Cioè che, rivalutando studi condotti, mettendo a confronto persone che vivono all'estremità est e a quella ovest di uno stesso fuso orario, ci si è accorti che chi vive a ridosso del fuso più occidentale, e quindi è in una situazione più simile a quello che si avrebbe con l'introduzione dell'ora legale permanente, in media dorme di meno. Dati dall'American Time Use Survey, ok, abbiamo dei dati ufficiali. Vedi, hai nome e cognome, sono altri esperti. Questi dati riferiscono che a ovest si riposa circa 20 minuti in meno ogni notte, ovvero si dorme 115 ore in meno all'anno. Perché quella poi è la somma che fa il totale, esatto. Come diceva Totò. È più probabile avere un sonno insufficiente, inferiore alle 6 ore per notte. Tutto ciò si traduce, oltre che in un calo del 3% della produttività, in una probabilità dell'11% più alta di essere in sovrappeso e del 21% di andare incontro a obesità e diabete. Non lo so, esatto, io mi sono perso come a scuola quando... Vabbè, nel senso, ti sei distratto. Potresti però ingrassare... Ma a est o ovest? Potresti a ovest, a est dimagrisci. Okay. Dipende da dove sorge il sole. Guardiamo un po' il capello. Però comunque, allora, se una fonte autorevole come Fanpage ha scritto di questa ricerca, un fondamento ci sarà, ma io vorrei capire di più, insieme a Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo, quali sono invece i benefici. Ah, quindi è il datore che insomma dà lavoro a tua zia. Esatto. Non dovevamo dirlo. L'abbiamo in collegamento. Luigi, eccolo. Buonasera. Benvenuto. Io però non voglio essere responsabile dello spaghetto di mezzanotte. Hai ragione. Okay. Giusto. Perché senti, tutta questa faccenda è perché si allungano gli aperitivi, le cene continuano. Ecco che ci stai ponendo altri elementi, perché insomma, se acquisiamo un'ora in più, alla fine in qualche modo va impegnata. In un qualche modo sì. già ci annoiamo tutto il giorno, quindi finiamo per mangiare, questa è la verità. Ecco, chiaro. No, è questo, è molto semplice, molto pop la motivazione. Sì. Allora, intanto grazie di dare corpo alle nostre bagianate. C'è di fatto che insomma, ci sono dei benefici reali. Però economici. È quello che ci chiedevamo prima. Ma allora perché esisteva questo cambio solare legale? Beh, sempre per le stesse motivazioni. Sempre per l'energia si è fatto. Ah, ok. Pensate che quando nel 1784 fu pubblicato il primo studio che chiedeva in qualche modo l'introduzione dell'ora legale, si accompagnava questo studio con la necessità di tassare le candele perché c'era poca cera in quel momento e l'energia per l'illuminazione erano le candele, quindi, e addirittura si arrivò a pensare di tassare le persiane. E dallo stesso periodo nasce la famosa detto: per svegliarti ci vogliono le cannonate. Sì, perché questa idea fu accompagnata anche dall'ipotesi che magari la mattina la sveglia ai lavoratori venisse data attraverso il cannone. Caspita. Vabbè, intanto grazie, perché insomma ci stai dando pillole di saggezza. Di ci sentiamo eruditi. Aspettata di imparare cose nuove in questo sabato sera, quindi grazie. Ce le rigiocheremo tranquillamente, senza citarti, ovviamente. Sì, certo. Sappi. Le daremo per nostre. No, quindi dici che le cose sono cambiate coi tempi e quindi adesso possiamo passare ufficialmente all'ora legale? Beh, quando fu introdotta soprattutto nel mondo occidentale ci fu una serie di crisi energetiche molto forti, da cui l'ultima crisi, quella degli anni 70, soprattutto in Italia, dove si preferì lasciare l'ora legale, cambiarono alcune abitudini culturali. Voi ricorderete le domeniche a piedi, perché nascono negli anni 70, oppure addirittura l'orario di chiusura dei negozi, sempre da allora, o il TG alle 8, affinché le persone tornavano a casa, smettevano di andare in giro, perché il problema quella volta era il petrolio, e quindi si riorganizzava un po' la vita dei cittadini. Scusa, posso chiamarti ogni tanto quando voglio dire una cosa intelligente a cena o a pranzo con i miei amici? Esatto. Te la chiedo, mi mandi una nota vocale, non lo so. Solo quando sto con voi. Va bene.
Senti Luigi, ma io veramente da ignorante mi domando e dico, sì, tu hai spiegato che tornavamo all'ora solare sempre per motivi energetici, ma se adesso invece stiamo dicendo che lasciare l'ora legale ci farebbe risparmiare milioni di euro, com'è possibile che non l'abbiamo fatto prima? Beh, e che non siamo ancora convinti di farlo adesso? Ma in realtà l'84% di parlamentari europei che votarono questo provvedimento nel 2018 erano favorevoli, fino a prova contraria rappresentano l'84% della popolazione europea. Poi fu dato ai singoli stati l'autonomia e la possibilità di farlo quando volevano. In Italia nessuno si è preso in carico di fare questa cosa. Assurdo. Ah, ecco, è vero. Qual è la situazione, diciamo, a livello politico? Perché noi abbiamo avuto prima un leader importantissimo. Potevamo chiedere questa questione, no? Se magari... non so, effettivamente tutti i politici nel programma, sì. Beh, adesso, potuto inserire adesso grazie al consumerismo è arrivata in Parlamento, no, 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 questa urgenza. Esatto, ma nel passato quindi nessuno ha appoggiato questa causa. Non esiste, dal 2018 in poi non c'è un disegno di legge. Se ne sono scordati. Un'iniziativa, né di iniziativa parlamentare né nemmeno di iniziativa. Però a proposito di iniziative, ci pare di capire e ci segnala la redazione che insomma, prima abbiamo parlato dell'Europa, cerchiamo di capire qual è la situazione proprio in Italia, no? A casa nostra, e pare che gli italiani siano abbastanza favorevoli per questo cambio. Vediamo il contributo sempre da consumerismo, non so se conosce questo portale, molto interessante di informazione. No, è interessante, lo andrò a vedere. Avete fatto vale. Anche una petizione voi, no? Quindi leggiamo vale. Un attimo, cerchiamo di capire che cosa è successo. Allora, gli italiani vogliono l'ora legale permanente, record di adesioni alla petizione consumerismo Sima. Ecco. In meno di 7 giorni già 50.000 firme da parte dei cittadini che chiedono siamo al governo... a 57.000. Siamo okay. a 57.000, perfetto. Chiedono al governo di abbandonare l'ora solare e tutti i partiti politici sostengono la proposta, risparmi da 1.000.000 euro e 200.000 tonnellate in meno di CO2. Quindi appunto. È fatta? No. Beh, allora, il problemino è che abbiamo... un governo in uscita che tra l'altro dovrebbe uscire proprio tra le prossime 2 settimane. Abbiamo scritto 2 giorni fa comunque alla presidenza del Consiglio chiedendo un incontro urgente per formalmente depositare le firme, ma sono delle firme simboliche perché consegneremo dei file PDF con i nominativi e le motivazioni. Okay. Ma auspichiamo che prima dell'entrata in vigore quest'anno della nuova ora riusciamo a fare in modo che il prossimo governo adotti un provvedimento urgente, anche perché non c'è bisogno di un'iniziativa parlamentare oppure di una ratifica. Se attraverso lo strumento che pensiamo di utilizzare probabilmente utilizzeremo un decreto legge che è molto più veloce. Però noi abbiamo visto in passato, non vogliamo essere troppo critici, però che alla fine le petizioni poi si vanno in qualche modo sempre ad arenare, no? A spegnere. A spegnere, nonostante siano iniziative popolari previste dove siamo nostro, d'accordo praticamente tutti. Tutti, però più siamo d'accordo e poi queste cose si vanno a impantanare, rimangono in qualche cassetto. Ci sono buone speranze invece di arrivare a Dama? Beh. Ci hanno chiesto un piano di razionamento, in teoria dovremmo ognuno di noi risparmiare addirittura il 10% dell'energia dei nostri contatori e nel momento in cui presentiamo questa iniziativa, che è un'iniziativa che non ha nessun costo per le finanze pubbliche, come intendano non attuarla nel momento in cui ce n'è la necessità assoluta di risparmiare il più possibile. Certo, guarda, io sono veramente arrabbiato su questa cosa, Luigi. Veramente, no, veramente arrabbiato. Guarda, sono anni che mi chiedo, da quando appunto fu approvato in Parlamento europeo questo provvedimento che dava la libertà alle singole nazioni di decidere. Quanti anni avevi? Era il 2018, abbiamo detto, quindi pochi anni fa, però sono passati avevi? 4 anni, che ne so, 34, adesso non ho fatto il conto. Sono arrabbiato perché se ne sono dimenticati e soprattutto oggi come oggi, dove c'è un'urgenza e l'ora legale entrerà, scusami, l'ora solare tornerà in vigore a fine ottobre. Non so se ci sono i tempi, cioè per non passare un altro anno così e per dover dire rimandiamo di nuovo tutto alla primavera barra autunno del 2023. Da quanti anni c'è l'ora solare? Da quando vivo. Quindi potrei pure aspettare un anno. No, perché mi è aumentata la bolletta del 60%. O sbaglio, Luigi? Sì, no, tieni conto che un'ora in più di luce è tanto.
tantissimo, non solo di radiazione solare. Immagina quanta radiazione in più possiamo avere semplicemente per la produzione dal fotovoltaico. E poi avere un'ora in più di luce ti dà la possibilità effettivamente di, durante l'inverno, banalmente, non accendere un po' di meno magari il riscaldamento, perché se è una bella giornata puoi abbassare la temperatura ulteriormente interna. Comunque i conti li abbiamo fatti, ma non li abbiamo fatti, non li ha fatti Terna, lo dicono loro, Terna è il dispacciatore di Stato, e dice che in effetti un miliardo nel biennio sarebbe una cifra raggiungibile. Vogliamo dire anche che incide sul buon umore, che uno in inverno si sveglia ed è già notte? Bravo, cioè, alle 4 si alza. Ah, che bello, sono le 9 del mattino, apre la finestra e è buio. È già buio. Scusa, ma pensi che ce la faremo entro questa tornata o dobbiamo aspettare un anno ancora? Vogliamo una promessa. Vogliamo una promessa. Io ne ho fatto una cosa, una questione personale. Quando le cose sono personali hanno una forza in più, no? Voglio essere ricordato come colui che reintroduce un'ora in più per i cittadini italiani. Quindi guarda, ti vorrei ricordare che l'ultima persona che ha fatto così è stato Matteo Renzi. Non so se ti conviene personalizzare così tanto. Stai sereno. Esatto. Allora, quindi abbiamo strappato la promessa subito. A ottobre non si torna all'ora solare. Giurinturello. Ragazzi, è clamoroso. Allora, noi facciamo, come direbbero su altri canali, facciamo il nodo al fazzoletto. Se poi non sarà così, vi forniremo Sappiamo l'indirizzo di casa. Abiti. Esatto. Sono sicuro che lo farete, quindi... Allora, ti ringraziamo insomma, per il contributo che ci hai dato. Noi ovviamente ricordiamo che Consumerismo è attivissimo su tutti i social. Anche Anzi, firmate la petizione. Firmate la petizione, ci siete. Perché esatto. Qual è l'obiettivo? Cioè, c'è un minimo di firme? No, siamo partiti senza un numero. Adesso abbiamo superato 55.000. Ovviamente più siamo, meglio è. Vabbè, certo. Noi vogliamo almeno 100.000. 100.000, 100.000. La buttiamo lì. Dai. Allora, continuate a firmare se è a cuore la causa come Gian. Vabbè, io guarda, scusa. Sennò firma lui al posto vostro. Scusa, Bea, se ti interrompo. È per tutti. Cioè, sì, io non so se vabbè, vi sono arrivate le bollette di luce e gas. Sì, dopo questa puntata, dopo stasera, la petizione arriverà decisamente oltre i 100.000. Quindi dai. Non sento mia la tematica perché mi perché sono. Perché non paghi le bollette. Mi sono lasciato al vicino. Apposta. Quindi lo faccio per il vicino. Al vicino o al vicino palo della luce? Adesso non è che posso svelare tutti i miei trucchetti, ecco. Allora, seguite Consumerismo ovviamente sul sito, ma anche sui social. Loro anche rispondono a tutte quelle che sono le vostre problematiche, vi stanno vicino, cuore a cuore. Grazie! Grazie, buonanotte! Io lo richiamerò a ottobre. Ma così diventa una minaccia. A fine ottobre siamo lì che... Luigi, c'è il reato di stalking. Se sei ancora collegato, sappi che ti chiamo a ottobre. C'è il reato di stalking. Va bene, possiamo chiudere oppure... No, io in realtà... c'è ecco, l'ultimo beneficio. Per salutare questo blocco e questa tematica a me tanto cara con un sorriso. Vuoi dire, chi se ne frega dei benefici economici, chi se ne frega delle bollette, chi se ne frega dell'ingrasso del 20%, questa autorizzazione che hai a crescere ancora un po' di più. Bravissimo. Bravissimo. Il vero beneficio è questo. Vediamo. Quando cambia l'ora e finalmente il tuo cruscotto torna a segnare l'ora esatta. Effettivamente tutti gli autisti. C'è un periodo dell'anno che è corretto, è giusto. Perché e... non abbiamo la forza e la volontà di cambiare l'ora? Niente. Ma non so neanche come si fa. È so, difficilissimo. Cioè... Sì. Io mi ricordo che una volta avevo la Panda e per cambiare c'era una specie di spillo, cioè appuntito, che tu dovevi scarnificarti un polpastrello per cambiare. Quindi dici, ma perché devo perdere un dito? Aspetto che arriva l'ora. Non solo, io l'ultima volta che l'ho fatto ho azzerato il contachilometri generale della macchina. Si è spenta, è andato in auto. O addirittura c'erano quelle macchine che devi andare un minuto alla volta, quindi devi fare 60 click prima di arrivare. 60 click. E quando poi torni un'ora indietro devi fare 2000 perché devi fare tutte le 12 ore. Ragazzi, ah, è vero. Esatto, è vero. Ragazzi, pensateci bene, firmate questa petizione anche voi.
Perché chi ha la panda non debba più scarnificarsi il polpastrello. Ci semplifica la vita, cioè un'ora che è unica tutto l'anno, io non devo essere confusa quei due o tre giorni che non capisco dove andare avanti, indietro. No. Anche perché a noi italiani ci piace fare sempre una risposta quando ci chiedono l'ora, no? E con l'ora legale e l'ora solare non si può fare. Esatto. Quando ci chiedono che ore sono? L'ora di ieri a quest'ora. Si potrà tornare. Me la sentivo da tanto tempo, devo dire che stavo bene. Vabbè, io ho chiuso questa mia polemica, ho chiuso questa parentesi polemica. Non so se ne hai tu un'altra per il prossimo blocco. Io ho sempre il mio indizio. Sì, ne posso dare anche un secondo dopo? Vai. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Ha spoilerato tutto. Vabbè. Canto. Le mani. La mano in faccia. La mano in faccia. Vabbè, sono due indizi, pubblicità. Due indizi. Rimanete lì se volete pubblicità. Sapere. Pubblicità. Bentornati a Fattacci. Come sapete, questa campagna elettorale si è conclusa a tutti gli effetti, anche se ci saranno strascichi ancora, no? Domani si vota, quindi parleremo si parlerà ancora delle dichiarazioni e anche delle scivolate, insomma, di tutto quello che è successo, soprattutto negli ultimi giorni, perché poi ci si gioca le battute finali. Sì. Ecco. Ti ricordo che abbiamo salutato i nostri telespettatori con degli spoiler, comunque degli indizi, chissà se hanno sentito la solitudine senza di noi. Minuti. La solitudine tra noi esatto. E poi non la so più. Abbiamo lanciato vari spoiler perché in questa campagna elettorale delle ultime ore ovviamente è arrivata al centro, oltre che Peppa Pig, anzi a fare compagnia a Peppa Pig, anche la nostra, dico nostra perché ormai è un bene nazionale, Laura Pausini, ecco, esatto. Che succede dopo che abbiamo ha fatto svelato la prima posizione, il nostro hashtag, esatto. Dopo che ha fatto incetta di premi in questi anni, no? Grammy su Grammy, essere riconosciuta a livello internazionale, perché finisce al centro della cronaca, soprattutto politica? Perché che ha combinato? Allora lanciamo l'hashtag ufficialmente, l'hashtag. Che te l'ho bruciato così, hashtag Laura Pausini. In caso non fosse stato chiaro a tutti. Chiaro, ecco. Esatto. Laura Pausini, allora, lo sapete che lei è sempre in giro per tutto il mondo, no? È amata, amatissima. È una trottola. Ecco. È una trottola e quindi finisce in una trasmissione televisiva in cui viene intervistata. Ma leggiamo il contributo di Ansa così non sbaglio neanche una virgola. Laura Pausini non intona bella ciao, è polemica. Non voglio che nessuno mi usi per propaganda politica. Laura Pausini al centro delle polemiche per il suo no a intonare durante a un'ospitata El Hormiguero, un popolare quiz della TV spagnola, Bella Ciao, l'inno della resistenza partigiana e della lotta al fascismo, molto conosciuto anche in Spagna grazie alla serie La Casa di Carta. Allora, ecco, arriviamo al dunque. In questo programma televisivo, dal nome impronunciabile, che non ripeterò, è stata insomma intervistata la Pausini. A un certo punto il conduttore spagnolo chiede di intonare Bella Ciao. Sì. Dovete sapere, amici, prima che prendiate una posizione, che in tutto il mondo Bella Ciao forse è più famosa che all'estero che non in Italia. Vero. Grazie anche al successo della famosa serie La Casa di Carta, serie spagnola che ha portato Bella Ciao ad essere un fenomeno internazionale, musicale, è stata poi remixata in mille modi, lo so che farà male, che vi farà stridere i denti, ma è diventata una vera e propria hit internazionale. Tanto che molti si chiedono se Bella Ciao non debba essere l'inno d'Italia per quanto è famosa, no? È vero. Adesso ci saranno alcuni che saranno lì a mugugnare, però sta di fatto che è un dato di fatto, cioè nel mondo Bella Ciao è una canzone molto famosa, che non ha il valore probabilmente che attribuiamo noi. No, sì, io credo di no. Sicuramente all'estero non ha il valore che possiamo eventualmente attribuire noi, perché per un certo periodo, insomma, è stata un po' politicizzata questa canzone. Attenzione, qua ti volevo perché mi caschi proprio... su cosa si casca generalmente? No, mi sono venute tutte cose che brutte, non si possono dire. Mi casca l'asino. Perché è proprio questo il tema. Allora, capire se questa canzone è o non è politicizzata. Infatti okay. Si è scatenato un vero e proprio putiferio. Non ci piace tanto questa parola putiferio, diciamo. No, mi piace, però ecco, giusto per capire, perché comunque l'argomento è complesso. Ovviamente questo è una canzone, un inno alla libertà e alla resistenza antifascismo. E su questo non ci piove. Se poi negli anni successivi
questa canzone fosse stata utilizzata da qualche partito per farne campagna elettorale, allora potrebbe essere stata associata a una determinata parte del Parlamento. Il clima è così in particolare teso. Particolare alla sinistra. Il clima è così teso in queste ore che se ci fosse qualcuno ti darebbe subito il fascista. Così, solo per aver posto il dubbio. No, allora effettivamente sì, a noi ci piace essere moderati. Però diventa, ecco, sbagliato al contrario, secondo me. Senza capire le motivazioni che hanno portato. Ma non è una seduta di psicoanalisi su Gianmarco Scoglio? No, sulla Pausini. Bella Ciao, sicuramente tutto il resto del mondo non viene cantata con lo stesso peso e con la stessa importanza con cui attribuiamo la cantiamo noi. Perché ci sono ovviamente varie sensibilità. Però sta di fatto, e lo ripeto, qual è la tematica che ha fatto schizzare tutti? Cioè, una cantante così famosa può scegliere o non può scegliere di cantare quello che gli pare? Ma soprattutto, essendo una canzone che per molti non è politicizzata, perché non è un inno partitico, ma apartitico per la libertà e la resistenza, ecco, perché si deve rifiutare a cantarla? Rifiutarsi e non prendere una posizione, per molti vuol dire prendere già una posizione. Attenzione, perché Twitter è esploso. Tantissime offese, critiche alla Pausini, anche secondo me un po' oltre, ne abbiamo pescato soltanto uno che è il più carino, diciamo, tra quelli che abbiamo potuto leggere, ecco qua. Invece di insultare la Pausini perché si è rifiutata di cantare Bella Ciao perché è troppo politica, convinciamola a pensare che tutte le sue canzoni siano politiche, così smette di cantare pure quelle. Sento dell'ironia sottile, ma neanche troppo sottile. Quello che dicevo prima, andiamo avanti col prossimo tweet. Basta accanirsi su Laura Pausini, ricevere la stima di Salvini è una punizione più che sufficiente. Bella Ciao, ovviamente. Perché effettivamente ha vinto un sacco di premi nella sua carriera, ma ha vinto anche questo attestato di stima da parte di Salvini, che ed ecco qua, stima per Laura Pausini. Molti dicono che insomma basta, cioè già subito troppe critiche, addirittura la stima di Salvini, che ricordiamo ogni volta che lui si esprime a favore di qualcuno succede qualcosa di catastrofico, non so, o muore o non so, dichiara guerra a uno stato. Esatto, quindi insomma non so se conveniva alla Pausini avere la stessa opinione di Salvini, oppure Salvini la stessa opinione che Salvini prende. Però ecco questo secondo me il nodo della questione. Cioè, Laura Pausini è stata chiamata in un programma televisivo spagnolo e potevano tranquillamente chiedergli di cantare una canzone del suo repertorio. Adesso siamo d'accordo che all'estero è diventata famosa anche per via della Casa di Carta. Ma avrà cantato anche quello, ma il discorso è questo: se un presentatore ti chiede di cantare la canzone, una delle canzoni italiane, che è comunque un inno alla libertà all'interno del loro paese, che ha quella connotazione. Tu ti rifiuti, ci sono dei risvolti. Però un cantante per me si può sempre rifiutare di cantare una canzone che non sia sua. E questo è il tuo parere. Ma il discorso, prima di arrivare alla libertà personale di scegliere se fare una cosa o no, vogliamo definire se Bella Ciao una volta per tutte è una roba politica o non è politica? Leggiamo il prossimo tweet. Bella Ciao non è una canzone politica, ma è una canzone antifascista. Le basi. E non ci piove, l'abbiamo detto anche in apertura di blocco. Non ci piove che sia una canzone della resistenza, antifascista, della libertà. Però è stata usata per tanti anni dai partiti di sinistra per, non lo so, come se fosse una canzone slogan. Non una canzone slogan, adesso mi sembra un po' troppo, però effettivamente è una canzone che ha combattuto un periodo storico che abbiamo tutti quanti, anche chi apparteneva a quella parte lì, preso e cancellato o sta cercando di confinarlo per sempre, no? Che è il periodo del fascismo. Ma in effetti il tweet successivo non lascia perché la Pausini magari ha paura di essere divisiva, no? Leggiamo il prossimo tweet. Bella Ciao, divisiva solo se sei fascista o vuoi compiacere i fascisti. Quindi, perché molti dicono non l'hai fatta perché magari c'è qualche fan
che ha un altro parere politico. Vabbè, dai, adesso poi attacchiamo pure il credo politico dei fan di un cantante. Sai che secondo me più che altro lei non voleva finire al centro del ciclone, e probabilmente esponendosi e cantando. È finita peggio. È finita peggio. E non solo, ovviamente, gli esponenti politici poi hanno cavalcato la cosa, figurati in campagna elettorale, era tutta carbonella da mettere a fuoco. Non aspettavano altro. Però sono arrivate anche le reazioni di altri personaggi noti come Piff, ecco, leggiamo quello che scrive: pensare di non cantare Bella Ciao per non voler prendere posizione è una gran minchiata, quando ti rifiuti di cantarla hai già preso posizione. PS, al mio funerale cantate Bella Ciao perché voglio prendere posizione al riguardo anche da morto. Beh, insomma, un parere pesante. Vabbè, però ovviamente questa è tutta la parte di sinistra che si sente offesa dalla scelta. No, per la parte di sinistra che si sente offesa, c'è la parte di destra che si sente abbastanza compiaciuta. Guardiamo il prossimo, ecco, la notizia è già arrivata al battaglione Azov, che tutti cantano chissà se tu mi penserai se con i tuoi non parli, ma questo è ovviamente Osho. Allora, prima di leggere il comunicato stampa che poi ovviamente lei ha emesso tramite i suoi canali social, vogliamo parlare con chi ha seguito in maniera approfondita questa questione. Noi non siamo giornalisti, tu un pochino a targa alterne, diciamo, non abbiamo mai capito se ufficialmente o a Uma Uma, ma sta di fatto che non essendo noi giornalisti, ma essendo dei, non so, dei conoscitori, degli scappati di casa, no? Sì, degli appassionati, magari perdiamo qualche dettaglio che ci può aiutare a migliorare, a ampliare la discussione. Quindi no? Chiediamo a un giornalista vero, che... non come Gian, pubblicisti, allora i pubblicisti dovremmo avere... siamo giornalisti, proprio in collegamento in questo momento con noi Giorgio Laporta, che ci sta aspettando e ha ascoltato tutto quello che abbiamo detto, quindi non saprei. E ci dispiace anche per questo. Giorgio da Bruxelles, buonasera. Sì, buonasera, soprattutto cantate malissimo, non so chi stesse cantando, ma veramente è arrivato a qua proprio la nota. Anche stava di Laura Pausini, però... Scusa, Giorgio, mi confermi che Gianmarco Esposito è un collega? Perché c'è questa... Guarda, ti sto scrivendo in diretta, leggi la risposta su WhatsApp, per favore. Allora, non so se abbiamo detto cose giuste o bagionate, ma per lo più abbiamo riportato quello che è il sentimento su Twitter, che insomma pende molto, sono ovviamente pareri contrastanti, ma molti pendono per il fatto che Bella Ciao non sia una canzone politicizzata. Tu che pensi riguardo? Posso leggere il tuo tweet, Giorgio, scusami, al volo? Perché sta andando proprio in queste ore, veramente è diventato virale anche il tuo tweet. E Giorgio ha scritto: la colpa di Laura Pausini, ovviamente, non è di non aver cantato Bella Ciao, ma di non aver mai dovuto elemosinare successo alla sinistra al concertone del primo maggio, alle feste dell'unità e così via. È la differenza tra chi è bravo e chi è servo. Forza Laura e viva la libertà. Quindi da qui si è scatenato un'ira di Dio. Ah, ma è bello anche confrontarci con te, che invece puoi difendere Laura Pausini, noi siamo un po' più critici. Tra l'altro, come ricordavi, il tweet è diventato molto molto virale, ha fatto 1,5 milioni di visualizzazioni, è stato il primo in tendenza durante il giorno della polemica, infatti... Non pensavo neanche si scatenasse qualcosa del genere, però ho difeso la libertà della Pausini di fare una scelta. Dobbiamo metterci nelle condizioni di capire, siamo liberi di fare, di dire, di pensare e di cantare qualcosa? Perché se siamo obbligati a cantare qualcosa e altrimenti qualcuno può pensare di noi che, allora vuol dire che non siamo liberi. Questo è il problema. Allora, poi, quindi scusami, stai dicendo che il tuo ragionamento viene ancora prima della cercare di capire se è giusto o no cantarla, cioè la libertà di scegliere se fare o non fare una cosa? Certamente, io penso che gli artisti debbano essere liberi di esprimere le proprie opinioni, che non esistano le idee che in quanto predominanti tutti si devono adeguare, si devono omologare a queste idee e tra l'altro, come dicevate voi, all'estero è una canzone che viene molto diffusa, viene diffusa non perché l'anno scorso tutti abbiano scoperto improvvisamente l'enorme fascino della resistenza, ma semplicemente perché è una canzone che è stata associata a una serie televisiva e dunque viene associata all'Italia
come viene associato Sole Mio. Voi venite qui a Bruxelles dove c'è il signore con l'organetto che suona e suona prima Sole Mio e poi Bella Ciao. Però ecco, ti posso chiedere questa cosa? È un canto popolare. No, posso chiederti questa cosa, cioè capisco quello che tu mi stai dicendo ed è giusto che un artista intanto debba e possa scegliere se fare o non fare una cosa. Però il mio è quello che noi cerchiamo di far passare sempre nelle nostre puntate quando succedono cose del genere. Credo che il problema sia sempre nella comunicazione, perché se un conduttore televisivo ti chiede una cosa, tu puoi prenderti quel minuto per spiegare il motivo per cui non vuoi cantare quella cosa là. Lo capisco che uno non dovrebbe neanche spiegarlo, ma essendo un personaggio pubblico, sai che ogni parola che dici può andare a suscitare delle reazioni. Quindi poter dire magari al conduttore, guarda, so che qui in Spagna è molto amata questa canzone di Resistenza, però in Italia viene strumentalizzata da alcune parti politiche e non voglio entrare nelle beghe delle campagne elettorali. Ti dico una cosa che avviene a parti opposte qui all'estero con un'altra canzone. C'è una canzone di Giacomo Puccini che si chiama Inno a Roma, è stato scritto nel 1918 e proprio come Bella Ciao è stato occupato da una parte. Nello specifico erano i fascisti, perché quando iniziò a diffondersi questa canzone c'erano i fascisti e dunque occuparono questa canzone e ne fecero un inno. Tu sai che l'inno a Roma viene cantato, un inno bellissimo ispirato ad una ode antica romana, viene cantato in tutto il mondo. Tu trovi Placido Domingo che la canta, trovi Pavarotti che la canta, ma la cantano all'estero, perché se in Italia canti l'inno a Roma sei fascista. Allora, vogliamo liberare le canzoni dalle occupazioni di qualcuno? Ecco, questo però ti posso dire che è veramente un bel messaggio che tu stai dicendo, perché a meno che non siano degli inni ufficiali, no? Scritti apposta per, dovremmo liberare le canzoni dal senso politico. Poi ovviamente possono rappresentare delle cose come la resistenza, la libertà, no? Italiano. Da italiano che vive all'estero, io ti dico di più, io trovo vergognoso che in Italia non riusciamo ad avere una memoria storica condivisa e dobbiamo ad esempio avere due giornate del ricordo, uno per la Shoah e una per le foibe. Noi non riusciamo ad avere una giornata unica di memoria nei confronti di gente che è stata uccisa da regimi criminali e criminosi. E il problema, ragazzi, non è Bella Ciao, Bella Ciao è la punta dell'iceberg. Qui non riusciamo ad avere una memoria storica condivisa. Probabilmente qualcuno non ha ancora fatto i conti con la propria storia. Speriamo che li facciano nei prossimi anni. Forse ce l'abbiamo nel DNA rimanere e rimarcare le divisioni. Ecco, forse questo ci rappresenta. Fa molto male al nostro paese. Tra l'altro, qui in Europa hanno votato una risoluzione all'unanimità, anche gli italiani di destra e di sinistra hanno votato una risoluzione per condannare tutti i regimi nazifascisti, i crimini dei regimi nazifascisti e comunisti. Stranamente questa risoluzione però non può essere portata in Italia, gli stessi italiani non la possono portare in Italia perché sono scoppiate delle polemiche che potete trovare su Repubblica e su altri quotidiani. Dunque il problema è che in Italia non riusciamo ad avere una pacificazione nazionale su una memoria storica condivisa e allora questo, se canti Bella Ciao sei di sinistra perché qualcuno ha occupato quella canzone, qualcuno ha occupato la resistenza, perché ricordiamo, la resistenza in Italia non l'ha fatta soltanto la sinistra, mio nonno era democristiano e ha fatto parte della resistenza attivamente, però ormai se la resistenza vuol dire che sei di sinistra, vuol dire anzi che sei comunista e siamo rimasti al... Se leggete alcuni commenti di Twitter, sembra che siamo nel 46, dove se non sei comunista sei fascista. Siamo a questa banalizzazione. Questo purtroppo è la semplificazione che facciamo e che fanno tutti, ma anche i media, ma anche i politici stessi. Sono comodi nell'usare questa semplificazione perché è più facile dividere le masse, no? Però voglio anche dire questa cosa, cioè che una cosa non esclude l'altra, cioè uno può prendere anche una posizione netta nei confronti di un fenomeno, di un periodo storico, senza per forza dover dire sì, però c'è anche questo, cioè intanto prendiamo posizione su una cosa e poi magari sottolineiamo che c'è anche questo, non vorrei che si sostituisse, no? Non lo faccio perché c'è anche questo, intanto fallo anche per questo motivo e poi lavoriamo anche per l'altro. Beh, arriviamo alla dichiarazione che ha fatto Laura Pausini, perché giustamente è colei che è stata chiamata così in causa e ovviamente si è espressa in più lingue su Twitter, ecco il comunicato.
Vorrei esporre il mio punto di vista dopo le polemiche di questi giorni. In una situazione televisiva estemporanea, leggera e di puro intrattenimento, ho scelto di non cantare un brano inno di libertà, ma più volte strumentalizzato nel corso degli anni in contesti politici diversi tra loro. Come donna, prima che come artista, sono sempre stata per la libertà e i valori ad essa legati. Aborro il fascismo e ogni forma di dittatura. La mia musica e la mia carriera hanno dimostrato i valori in cui credo da sempre. Volevo evitare di essere trascinata e strumentalizzata in un momento di campagna elettorale così acceso e sgradevole, purtroppo non è stato così. Rispetto il mio pubblico e continuerò a farlo, con la libertà di scegliere come esprimermi. Laura. Ma io dico, ma cacchio, ma c'è sempre bisogno di un comunicato postumo per evitare... Non si poteva spiegare in altre parole, più semplicemente, lì. Perché se avesse fatto un discorso del genere, magari più stringato, ma a fianco al conduttore, io penso che sarebbe stata apprezzata, compresa. Dice, però... Ha ragione, perché è una cosa che fai all'estero, poi rimbalza in un momento di campagna elettorale in Italia. Oppure lo fai con una premessa. Però sai, a volte non sei così lucido da trovare immediatamente le motivazioni giuste e il modo giusto in cui dirle. Per cui torni a casa, ci ripensi e dici, avrei potuto dire così e lo pubblichi come ha fatto Laura. Allora, devo dire la verità, non conto nulla, ma penso che Laura Pausini sia assolutamente in buona fede e che ovviamente... abbia espresso un timore non nei confronti della canzone in sé, che poi ha dichiarato essere appunto un inno alla libertà e alla resistenza, ma proprio per evitare che venisse strumentalizzata. Ma tanto è stata strumentalizzata comunque, quindi sia che prendeva una posizione, tanto esatto, saremmo arrivati allo stesso risultato. È così, però dobbiamo... Sì, probabilmente la cosa non era neanche preparata, non è che avessero un copione in quel momento da recitare, dopo gli è venuto estemporanea, sti ragazzi in Italia cantate questa canzone, cantiamola insieme. E dunque non era una cosa organizzata. E in quell'istante lei non ha avuto la lucidità di un politico di stare a pensare che questo può creare delle difficoltà in campagna elettorale, eccetera, eccetera. Poi giustamente, diciamo, come si dice a Roma, a bocce ferme, ci ha pensato e ha fatto quel tipo di comunicato. A me dispiace che sia venuta fuori tutta questa polemica. Secondo me non avrebbe avuto modo di esistere. Era una trasmissione. Abbiamo detto prima che era carbonella da mettere sul fuoco, visto che la campagna elettorale è stata molto breve, aveva bisogno ovviamente di polemiche da cavalcare. Però, ambo le parti. Io quello che non ho capito, Giorgio, è il tuo tweet, di cui condivido questa libertà dell'artista di scegliere cosa cantare, cosa non cantare, e anche il fatto che magari purtroppo una canzone in particolare possa essere stata strumentalizzata da un partito. Quello che non ho capito è perché tu poi a un certo punto dici che la sua colpa è quella di non aver mai dovuto elemosinare successo alla sinistra. Perché poi così l'hai politicizzato tu il tweet. Ed è un concetto che ribadisco, perché quanti sono i giovani artisti italiani che magari che sono liberi? Lo faccio, non la faccio a voi questa domanda. Quanti sono i ragazzi liberi di andare a Sanremo e scriversi sulla mano no DDL Zan? Adesso io non voglio parlare del DDL Zan, ma c'è la stessa libertà nell'esprimere una posizione. Guarda, questo sono molto sincero e schietto, te lo dico sinceramente, perché io lo dico sempre e mi piace insomma dire quello che è giusto. È reale, è realistica la cosa che in Italia gli artisti, quelli dichiarati, sono quasi nella totalità di sinistra, pochi sono quelli di destra e quei pochi vengono massacrati. Mandi per questo, semplicemente perché se tu sei un bravo artista e fai una bellissima canzone, magari vinci anche il Festival di Sanremo, perché nessuno sa la tua posizione, poi ti schieri, come è avvenuto, faccio il caso di Povia, che si è schierato con posizioni del Family Day, eccetera, eccetera, ed è stato massacrato. Ragazzi, se non sei di sinistra, in determinati lavori, in determinati contesti, non lavori. Dunque, o ti schieri a sinistra, o cambi lavoro, vai a lavorare in un supermercato a fare la cassiera. Però questo è... posso dirti anche una cosa, è anche vero... dare la libertà di questi ragazzi, di questi giovani artisti, o per forza chi vuole fare l'artista si deve prima fare la tessera e scrivere da qualche parte? Questo è il problema. Però è anche vero, permettimi di dire, che gli artisti generalmente hanno
coltivano e sono appassionati molto a quelle che sono quelle sensibilità, ai diritti civili, a, insomma anche nelle loro canzoni, no? E quindi generalmente sono, sono tematiche che si avvicinano un po' più a degli ideali di sinistra. Difficilmente un artista lo senti parlare, che ne so, la flat tax. Esatto, no, di tematiche più vicine al centrodestra. Ti dico una cosa, nelle ultime ore, all'indomani della cosa, Eros Ramazzotti ha detto, ha sostenuto Laura Pausini, ha fatto la scelta giusta. Ieri Giorgio Pasotti, che è un attore, ha detto Laura Pausini ha fatto la scelta giusta. Dunque non è che questa scelta sia isolata, sia che tutti abbiano puntato il dito contro Laura Pausini. Secondo me ci sono gli artisti che sono hanno avuto un successo indipendentemente dalla loro appartenenza politica, che non devono dire grazie a nessuno, non hanno fatto successo non andando a non passando per determinati canali, e sono più liberi, secondo me, di non scriversi DDL Zanna sulla mano e non cantare Bella Ciao. Pensate, è una libertà anche di non cantare Bella Ciao. Comprendo questo, però alla fine anche noi, vedi, finiamo a parlare di politica e di colori politici, è inevitabile, per non forza. Riusciamo a essere asettici sotto è questo punto di vista. Siamo nel DNA bagnati nelle nostre divisioni e nei credi politici. Ci ho detto, ti volevo ringraziare perché insomma ci piace arricchire il dibattito anche con chi ha voci fuori dal coro, e se poi il tuo tweet è stato così virale vuol dire che c'è tanta gente che la pensa come te, quindi insomma era giusto dare voce. Ma anche però è stato uno spunto di riflessione su quella piattaforma, tra l'altro l'ho detto, un tweet che ha fatto più di 1,5 milioni di visualizzazioni, probabilmente qualcuno ha discusso anche di questo. Poi chi è andato a favore, ci sono stati artisti che hanno messo... Stiamo parlando da oltre mezz'ora, no, quindi figurati. No, ma poi tra l'altro tutto ciò che viene detto, anche in maniera pungente, ma in maniera pacata, è sempre ben accetta, no? Merita di essere... Quindi ti ringraziamo per i modi, per i toni e per insomma aver portato altri elementi a questo tavolo. Speriamo di risentirti presto, ma non abbiamo capito una cosa, se conosci o no la solitudine. Sì, ma lo faccio per voi e non ve la... Bravo, grazie. Grazie bene. Giorgio Laporta, grazie. Grazie mille, grazie mille, buon lavoro a Bruxelles. Bene, grazie. In chiusura volevo ovviamente farvi strappare una risata, no? Perché su sto tema del politico, certo, non politico, mm-hmm, non la canto perché quello, la canto perché cos'ha, mm-hmm, c'è stato anche un trend su Twitter, insomma ne abbiamo riportato solo due, chiedo alla regia di fare un piccolo salto e passare alla 11 alla 12, ecco, mi fa molto ridere, non canto La donna cannone perché sono contro le armi, ma quella dopo secondo me vince l'Oscar, non canto Il pescatore di De André perché c'è il fermo biologico. Allora, c'è chi... dimmi. Comunque mi è balzato alla mente un'opzione che non avevo considerato, che potesse anche essere che Laura Pausini non ricordasse tutte le parole e quindi si sia rifiutata. Ah, poteva essere una furbata, sei complottista. Poteva essere un'idea. Questa era una scusa, perché così almeno ne usciva pulita. Ragazzi, scusate, non mi ricordo le parole. Vabbè, invece ci sono... io rimango della mia opinione, poi diamo la pubblicità, anzi... E c'è l'appuntamento dopo con la nostra rubrica Promosse e Bocciati, che è vero, capisco quello che ci ha detto il nostro ospite, però una cosa non deve escludere, cioè come dire, sì, non lo faccio perché anche loro non fanno così. Intanto prendiamo una, per la mia opinione, intanto prendo questa posizione e poi dico anche questa roba qua. E poi mi spiego. Esatto. Ci sono tanti cantanti, tanti artisti che cantano Bella Ciao come appunto... togliendo la parte politica ma celebrandola come canzone della libertà e della resistenza, tra cui Ermal Meta ma anche Elisa, magari ci ascoltiamo qualche secondo, lei non ha avuto alcun timore il 25 aprile di cantare ad esempio a voce e chitarra un pezzo di Bella Ciao. Mattina mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via,
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Quanto mi piace questa sigla rinnovata di quest'anno, ma anche... le mie cose isteriche. E devo dire che non è un montaggio, ma sei tu in un qualsiasi momento della giornata. Esatto. Bene, bentornati, siamo giunti oltre la top trend e quindi alla nostra rubrica. Siamo contenti perché in questa seconda stagione rappresenta la grande novità, no? Esatto. Gli occhiali di Elena, no? Sono la grande novità del... No. Occhiali no. Sexy, un po' maialini. No, ma cosa stai dicendo? Ne parlato di Peppa Pig. Ti prego. Ma cosa stai dicendo? Ragazzi, io sto parlando della nostra rubrica, ma si è bocciati. Ah! È la sua, ecco. Scusa, no, io, senza nulla togliere, però sono tutta la sera che sto guardando questi occhiali che erano proprio... Perché è giusto, no? Un elemento di... Non so, di sexitudine. Di sexitudine, va bene. Passiamo oltre, andiamo avanti. In realtà non ci vede neanche più la nostra Elena. Bene, il passaggio spazio. 20-30 fa dei danni inenarrabili, ma una persona che si... Lei ha fatto il passaggio 20-40. Ah, direttamente. Esatto. Ma una persona che si è cristallizzata nel tempo. Cioè, sempre i suoi soliti 22-23 anni. Il problema è che a 22 era vecchissimo. Però adesso sembra giovanissimo, Moreno Mantini! Buonasera. Ho anche tagliato i capelli così non mi strellate. Li hai messi da parte? No. No, perché? Abbiamo dati a un fondo. Esatto, quale fondo? Quello di Berlusconi. Ah, ok. E lui, il tupè. Bene, allora, sarai contentissimo e soddisfatto perché è una settimana in cui è ricominciato qualsiasi cosa, no? Mamma mia. Abbiamo riacceso la TV, anzi no, l'avete sempre tenuta accesa guardando Fattacci, che non è mai andata in vacanza, però diciamo che i programmi, quelli classici, no? Delle piano TV, piano sta tornando tutto alla normalità. Ah, uno si collega. Fin troppo. Si collega. Non so se ne avevo nostalgia. E come gli abbiamo detto, anche è ripartito Grande Fratello, è ripartito Amici. Cosa è ripartito anche? No? Tutto è ripartito. Benissimo, Domenica Inn. La cosa bella è che oggi accendi la TV e ti ritrovi nel passato. Chiaro, è la stessa programmazione perché, 10 anni siamo Amici 44, Grande Fratello 78, verissimo. Che poi sono sempre gli stessi personaggi, oppure quello che ti fa pensare, no, il fatto che non sia cambiato nulla. Cioè, la Toffanin da quanti anni mi conduce, Verissimo? La Toffanin svariati. Lo ricordate Verissimo quando lo conduceva la Parodi? La Parodi, sì. Io lì sono lì. Paola Perego. Benedetta Parodi sono fermo ancora lì, io sono un bimbo di... Che non era Benedetta Parodi, ma era quell'altra, era Cristina Parodi. Vabbè. Benedetta quella di cucina. Dunque, allora, hai preparato la classifica di promossi e bocciati della settimana? Sì. Insomma, vediamo. Questa cominciamo. Cominciamo con... Questa volta non abbiamo secciato nessuno. Non mi prendo responsabilità. Allora, un promosso e un bocciato. Andiamo sempre con le nostre coppie. Promuoviamo, e spero di chiuderla qua, Carletto d'Inghilterra. E bocciamo una new entry, Belen Rodriguez. Mi mancava, perché ultimamente gli aveva troppo rubato la scena Ilary Blasi. E non sentivo più Ilary Blasi. Sì. Adesso voglio sparlare un po'. E quindi doveva tornare a bomba. Però andiamo per gradi, cominciamo col promosso. C'entra sempre una corona di mezzo. Sempre una corona. Sono piaciuti i funerali? Ma che domanda? Piaciuti i funerali? Si può sentire, ragazzi. Perché? Hai seguito i funerali? Ho seguito tutta la diretta, assolutamente sì. Sembrava un evento. Beh, ragazzi, l'evento è stato tipo concerto degli U2, una roba del genere. Ragazzi, quella è una pagina di storia che si è conclusa e che entra a tutti gli effetti nella storia. I nostri nipoti, i nostri pronipoti, bisnipoti, come si dice, tre nipoti, lo studieranno. Io volevo andare al funerale, ma era tutto esaurito, i biglietti erano finiti. Io sono sul Ticket One, non ho trovato neanche un posto. Pensate soltanto alla solennità dell'evento, e dovete sapere che appunto questo protocollo London Bridge, bla bla bla, abbiamo detto mille volte, è stato anche approvato dalla stessa regina, quindi lei in vita sapeva già che il giorno che sarebbe morta, quello sarebbe stato il suo funerale. Siamo sicuri che l'ha fatto prima e non adesso, perché c'è una teoria complottistica che ancora c'è un po' come Michael Jackson, non so se avete sentito la polemica, molti si chiedono
se ci sia effettivamente dentro o no il feretro. La gente non sta bene, cioè gente si fa domande inutili. Dai. Vabbè, però tu devi esprimere, nel feretro c'era o non c'era la regina? Ma certo era, che c'era. Ma certo che c'era. Dipende, non hai avuto neanche un dubbio? Ma assolutamente no. Perché ma tu sei una persona ottimista, perché se sei ottimista la vedi piena. Sì, esatto. Se sei pessimista la vedi la bara. Ma che è il bicchiere mezzo pieno e il bicchiere mezzo vuoto? Vabbè, ragazzi, andiamo perché... No, scusa, chiudo. Ecco, hai saputo quanto è costato questo... No, quanto questo... è costato tanto, Elena, quanto era costato per la allora, innanzitutto, più delle nozze sì, di più... William e... Vabbè, è quello sicuro. Ma questo è già un dato, cioè, scusami, uno... che muore c'erano più di uno che si sposa. Beh, perché c'erano molti meno capi di stato. Beh, pensate soltanto che c'era su ogni palazzo non so quanti cecchini c'erano, certo, perché certo. Comunque sì, ragazzi, lì poteva succedere sì. Qualunque, c'erano tutti. Sono stati inviati tutti tranne uno che si è molto risentito. Chi era? Sì, Vladimir vabbè. Putin. Vabbè. Non è che si è risentito, no, cioè, era arrabbiato tantissimo. Voglio dire, vabbè, detto, però forse ci teneva a essere presente. Non è il caso, non è il caso. Forse. Non, è, no? Non gli è arrivata la partecipazione. Comunque no, Moreno, tra i 7 e i 10 milioni abbiamo messo una scommessa. Mamma mia, tra i 7 e i 10 milioni è costato il funerale di stato della regina. Che io dico, se si rivolgevano a Taffo avrebbero speso molto meno. Speso meno. E comunque il risultato sarebbe... Vabbè, ma... Però spero di chiuderla qua, sì, aiutatemi anche voi, io spero di non dover parlare più della monarchia inglese, però perché promuovo Carletto d'Inghilterra? Allora, premetto, non mi sta neanche tanto simpatico, quindi non voglio stare qua oggi a fare l'avvocato di Carlo d'Inghilterra, a dire Carlo, manco ci riesco a dirlo, perché quello fino a 70 anni non ha fatto niente. Sì, esatto. È successa la qualunque, i meme, no? Tipo, domani hai 8 dove sta Castella, queste cose qua. La regina che dopo 3 giorni resuscita. Esatto, un po' imbarazzante, però devo dire che lo hanno preso di mira in tutti i modi, no? Addirittura ha le mani gonfie perché è un po' isterico e se la prende con le penne, con i calamai, con i valletti di corte. Mamma mia. Allora, sicuramente c'è una tensione, no? C'è una grande tensione dietro a quest'uomo che improvvisamente lui ha sempre fatto il secondo, il principe, e mo si ritrova a fare il re d'Inghilterra. Ad una certa, tra l'altro, no? Esatto. Non è manco freschissimo. Non è più freschissimo e poi soprattutto sa già che non potrà lasciare il segno che ha lasciato la madre, perché siamo a parlare di 70 anni di regno, cioè voglio dire... successa la qualunque, ha visto la qualunque, è sopravvissuta pure a una pandemia, cioè, ragazzi, devo dire che insomma c'è ben altro, però tutto questo accanimento contro Carletto mi dispiace e soprattutto a me è piaciuto tantissimo il fatto che al funerale della mamma, perché parliamo sempre del funerale della mamma, si è bravo. Commosso, ah, non ecco, è riuscito, ecco le lacrime qua. Del re Carlo III si commuove davanti alla barra della madre, qui vediamo un momento in cui tra evidentemente... i fiori della corona ha posato un biglietto innamorevole e devota memoria, perché scusate non poteva piangere, fatemi capire. No, beh, il protocollo prevede che comunque soprattutto un re no sia abbastanza... Ma sto protocollo il protocollo sono delle regole, mi immagino proprio un foglio protocollo, sono delle regole, non so se stanno sotto forma di un foglio, un plico, un tomo di importante, sono delle regole che vanno totalmente rispettate, no? E quindi lo hanno attaccato anche per questo, perché si è commosso ben 3 volte in 3 situazioni differenti, anche quando poi hanno, se vogliamo, no, tolto i poteri alla regina, che hanno tolto lo scettro, il globo e la corona, e lui a quel punto ha dovuto mettere, no, la stuola sopra il feltro, e anche in quel momento si è commosso. E questo secondo me invece è bellissimo, perché è proprio il segno che perdere la mamma non ha un'età. Certo. Cioè, anche se la regina aveva 96 anni, e ripeto, come ho detto l'altra volta, non è Highlander, è sempre la mamma del re d'Inghilterra. È stato bello anche vedere commuoversi un personaggio come David Beckham, no? Sì. Che al funerale si è fatto, se non sbaglio, 10 ore di fila. Sì, dicono. Io lancio credo. Qua fai il complottista. Prima no, adesso sì. Voglio credere. Per perché fare che, scusate? 12 ore. Allora, ragazzi. Ho manicato. 12 ore di fila a David Beckham. David Beckham è un po' tipo il nostro Totti. Non ce lo muove in Inghilterra. Totti un po' andare a mancare via del corso. Mo' finore se quello si può mettere in fila e sta 12 ore senza che nessuno gli dice niente. Secondo me c'è stato un po', siccome è molto devoto, no? Era molto legato alla corona inglese, eccetera, eccetera, secondo me c'è stato un po' la voglia di lanciare la notizia, anche che 12 ore col cappotto, col vestito, cioè carino. Comunque guarda, vedi che lo fai apposta, sei tornato su Totti. Non ce la faccio, è incredibile. Non ce la faccio. Vabbè, detto questo, quindi Carletto d'Inghilterra, ragazzi, promosso. Anche perché adesso gli arrivano tutti i gioielli della regina, capito? Si consola subito. Olè. Secondo me se le sono un po' divisi. Tanto Harry e Meghan gli ha toccato niente. Avete sentito che Meghan ha chiesto
Vuole l'udienza con il suocero, con il re. Per vuole fare? L'incontro. Sì. Non si sa. Vuole l'incontro. Magari se ti va prossimo, lo dico, se la provo a Bonzo. Sì, vediamo. Magari gli tocca che ne so, un braccialetto di Pandora. Sicuramente di Pandora. Va bene. Con la premessa che il re Carlo aveva detto al figlio: vi auguro di continuare a vivere in vi auguro lunga vita in America. Vabbè, ma chiudiamo la parentesi. Reale. Carletto, sì. E andiamo alla bocciata. Da una corona a un'altra corona. Da una corona a un'altra corona, perché sì, appunto è stata legata a un corona lei. Tra l'altro, sempre in mondo gossip parliamo. Sempre gossipara. Belen Rodriguez, ci piace tanto l'Argentina. Perché è tornata? È perché è un po' frignona, un po' sta sempre lì a frignare, sta sempre lì a lamentare. Ma non perché è una fregna grande. No, frignona, ho detto. Frignare. Ragazzi, scusate. Guarda, io qua voglio vedere il contributo. Di TGCOM 24, grazie Belen Rodriguez, urla in aeroporto e chiama la polizia. Basta, non se ne può più, figlia mia, non se ne può più. Lei ce l'ha con i paparazzi, ce l'ha con i fotografi. Perché? Io capisco che sicuramente non è il massimo uscire sotto casa, andare a buttare immondizie e ti trovi il paparazzo. Devi uscire, andare con i bambini e ti trovi il paparazzo. Ma sei Belen Rodriguez, non sei la Sora Rosa, voglio dire. Hai scelto di fare questo mestiere. Se i paparazzi ti seguono, devi ringraziare, perché il giorno che non ti seguiranno più là saranno dolori di panza. Bravo, vuol dire che non la fila più nessuno. Esatto, quindi che è successo? Che lei era all'aeroporto con la secondogenita, la piccola Luna Marie, è che è vero. Ci stavano dei paparazzi, l'hanno fotografata e lei ha detto: non mi fate le foto, altrimenti chiamo la polizia. Quando sono arrivati i poliziotti, lei ha detto ai poliziotti: è vero che in aeroporto non si possono fare le foto? No. Non è vero, ma no, perché sei inventata una re, una bella nata. Sì. Allora, visto che qua siamo nella piena teoria del complottismo, e se lei andasse contro i paparazzi, quindi contro il gossip, per creare comunque gossip, sicuramente. Mamma mia, non sei un genio del male. Ma sicuramente, perché se si fosse fatta scattare una foto, sarebbe uscito qualche anche giornale, perché adesso si sta parlando di lei, ma è un po' in ombra. Perché al Grande Fratello VIP c'è il suo ex papà Luna Maria, Antonino detto Nino, durato come un gatto in tangenziale con la Belen. Che poi devo dire che non so se lo state seguendo, è anche molto intelligente sto ragazzo. Non ti sorprende? No, io avevo un po' di pregiudizi nei suoi confronti, perché questo si è messo con Belen, ha lasciato il suo lavoro da hairstylist che era anche molto quotato, è diventato imprenditore del marketing, del digitale, per stare dietro a lei e fargli i selfie. Non è facile, perché per lei te lasci. Non è facile perché per lei sarà sempre l'eterno fecondo. Ok, io veramente, ragazzi, e quindi Belen, è verissimo, anche che poi mi è tornata con De Martino, sperando che duri, perché sono carini loro insieme. Sono tanto carini, però a me questo frignare di Belen Rodriguez in continuazione. Ti ha stuccato. Ci hai stufato, Belen. Se non vuoi più i paparazzi, cambia mestiere. Vai a far pane, che ne so, aprite un forno. Quindi per questo io te boccio. Ringrazia chi ti segue ancora. Ecco, va bene, ci siamo dilungati molto nella prima coppia. Va bene. Vado avanti, vado veloce. Vai. Un promosso e un bocciato, promuoviamo Simona Izzo. Ah, vediamo, aspetta la tabella. Eccola qua. E te boccio, Alfonso, signorina. Non l'avrei mai detto. D'accordissimo. Tu c'hai questo assio nei confronti di Alfonso. No, non è vero. Non è. Poi ma l'hai bloccato anche su Instagram. Ma non è vero che lo taggo sempre e lui mi condivide pure. Non è vero. Ma tu con i profili fake che ti sei creato lo insulti. Ma non è vero. Fai del dating su Alfonso Signorini. Assolutamente no. Allora andiamo per gradi. Simona Izzo, perché te la promuovo? Innanzitutto, io devo dire che ho un debole per la famiglia Izzo in generale, in totale. Stanno ancora insieme da sempre? Con chi? Tra di loro? La famiglia Izzo. Izzo, sì, sempre bella. Ma certo, ma tutte le Izzo e Tognazzi. Simona Izzo è sposata con Ricky Tognazzi. Però io amo proprio a prescindere la famiglia Izzo. La famiglia Izzo. La famiglia Izzo, le sorelle Izzo. Sì. Una famiglia di grandi doppiatori, la famiglia del cinema italiano. Okay. Quindi poi questo legame, questo connubio con la famiglia Tognazzi, ancora proprio il top del top. E poi la cosa bella che mi piace a me di Simona Izzo è il fatto che lei è l'antipolitica di correct. Lei quello che dice, pensa, addirittura tempo fa lei ha fatto
fatto un video sui social mentre era ripresa da Ricky, uh-huh, in cui lei diceva, faceva vedere quello che c'aveva in borsa e tirava fuori sto pacchetto di sigarette. E sai, in un momento dove c'è l'austerity, certo, andiamo quasi incontro all'austerity, che fra poco manco quelle si potranno, sì, più comprare, oltretutto fanno male. Lei invece ha detto, io invece fumo perché mi piace fumare, voglio fumare, ah, cioè della serie, io col mio corpo faccio quello che mi pare a me. A proposito di corpo, vediamo cosa dice Fanpage. Esatto. Buona Izzo svela la vita sessuale con Ricky. Ma perché? Adesso? Oggi lo facciamo così, col balsamo. Hai capito? Senso. Il balsamo vaginale. No, vabbè, allora a questo punto va fatto una specifica, stiamo parlando di Simona Izzo e non di Jessica Rizzo, la pornostar. No, ma chi è Jessica Rizzo? Ragazzi. Vabbè, se non conosci questa cosa però non puoi parlare va con bene, noi. Va bene. A buon intenditore, io sono rimasto a Mona Pozzi, ragazzi, c'ho un'età, insomma, ecco. No, ti manca Jessica Rizzo, perdonaci. Questo. Il balsamo, quindi è il balsamo. Lei ha fatto una battuta e ha detto, oggi lo facciamo, insomma, ci facciamo i massaggini, eccetera, usiamo il balsamo perché, insomma, abbiamo il corpo un po' secco, un po' così, no? Cioè, a me mi servirebbe pure quello vaginale e me lo vado a mettere, capito? Io non sono sicuro se si chiama balsamo. Ma non lo so come si chiama. Lei l'ha chiamato balsamo. La sua era una battuta sicuramente, però ti fa capire quanto se ne frega, no? Mm-hmm. Sì. Di questo estremismo, questa voglia di perfezione a tutti ma i costi. Ma lo fanno apposta? Perché la donna ce n'era bisogno di queste spontanei. Dichiarazioni? Ma sono proprio spontanei così, loro sono meravigliosi. Cioè, comunque sia una famiglia che quest'anno sono stati 100 anni dalla morte, no? Del papà di Ricky, no? Di Ugo Tognazzi, sì, quindi uh-huh, lui ha una famiglia impegnatissima nel cinema, non è che c'ha bisogno di mettersi a parlare di sto robetto sui giornali, però è proprio questa leggerezza, che poi è una notizia che nasce dai social, capito? Sì, quindi sì, è arrivata, sì, quindi certo. A me piace proprio questo modo, sì, di fare non so se me li posso immaginare a casa, ma non te li devi immaginare, che si fanno il massaggino con la pelle secca, sei troppo visibile, non te li devi immaginare, però c'è una balm, è buono quello là che sa di eucaliptolo. Non l'avete mai provato? L'olio d'argan, fra un po' arriveremo all'olio d'argan. Vabbè, io però mi voglio immaginare questa loro tranquillità, questa loro libertà. Bellissimo. Generale, l'antipoliticamente corretto che ci ha stufato, mm-hmm, e quindi ci piace tanto. Va e bene. Quindi Simona Izzo promossa. Bravo, a pieni voti, promossa per il balsamo vaginale. Va bene. Bocciamo così a mani basse? Non lo so. Alfonso Signorini, basta. Che ha fatto? Ma scusa, mo hai detto che siete amici, che lo taggate? Io lo taggo perché io lo critico, lo taggo, lui invece è molto onesto, come la Brucanelli, anche la Brucanelli la taggo. Okay. Lei si ricondivide. Rispondo, no? Okay. Sì, assolutamente sì. Però scusami, allora, io mi voglio infervorare. Cioè, sto grande fratello è cominciato da pochissimo e già questi hanno copulato dentro la piscina. A parte, ma poi chi sono questi famosi? Io non li conosco proprio. Ma tu dici le stesse cose che dicono le persone da 40 anni. Però è vera questa cosa. Da quando c'è Alfonso Signorini, al grande fratello, è come quando si accusava Barbara D'Urso di fare il grande fratello NIP e ci metteva quelli che andavano da lei al salotto, i famosi. Mm-hmm. Lui fa sto grande fratello VIP, ma i VIP non ci stanno. Pochi rispetto a queste new entry, magari anche star del web, chiamiamole così, no? Tipo adesso c'è Eleonora Ferruzzi. Ok, sì. E quella, guarda, per me è l'unica famosa. Ma addirittura. Cattiva! Però non è. Cioè, c'è anche il facsimile di Gene Gnocchi. Quello è un errore. Quello è il fratello. Cioè, c'è Charlie Gnocchi, che è un bravissimo, a parte inviato di Striscia, un conduttore radiofonico. E c'è Signorini, che tutta la sera, la prima puntata, ha chiamato Gene. Signorini c'ha questo modo, secondo me, che a me come conduttore non mi fa impazzire. Quindi secondo te era un po' truffaldino in questo? Non è che è un po' truffaldino, è un po'... Ti posso dire una cosa? Ti voglio salvare da questo impasse perché siete ancora amici su Instagram. ho visto l'intervista che fece qualche tempo fa dalla Fagnani Belve, sì, in cui lui dichiarò pubblicamente che era contro la televisione della D'Urso. Sì. Secondo lui reputa troppo. Ma pure lì ha cambiato idea più volte. Come ha cambiato idea con la Pamela Prati, che mo invece sta dentro la casa. Allora, guardando questo Grande Fratello, non mi sembra di scostarsi così tanto. Assolutamente da no, ma è sempre il solito discorso. L'erba del vicino è sempre la più verde, oppure quando le facciamo noi le cose sono belle, quando le fanno gli altri vanno bene. Esatto. Lui sta in prima serata, conduce e ci mette dentro chi gli pare e chi dice lui. E soprattutto alcuni sono dei personaggi un po', punto interrogativo, chi so.
Però quello che io ho puntualizzato, e per questo lo boccio, è il rapporto con la Prati, e credo ci sia un contributo. Vediamo. Ah, Grande Fratello qua. VIP, Pamela Prati, tutto costruito, Charlie Gnocchi, re del buon umore. Poi ancora dice... Nuova edizione condotta ancora da Alfonso Signorini, tra le due opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli, una parte dei concorrenti è entrato lunedì sera, l'altra parte entrerà... Alla entrata giovedì. Infatti, è entrata giovedì, infatti. Allora, quello che a me ha dato un po' fastidio è stato il fatto che, a parte questo cast un po' così opinabile, però Signorini tutta la sera ha fatto una sorta di premessa all'ingresso di Pamela Prati, come grande momento, perché ce la ricordiamo dopo Marco Caltagirone, sì, non sarà più vista, quindi voler tirare fuori sta roba, quando lui è stato il primo che alla Pamela Prati, al Grande Fratello della Blasi, la attaccò perché Pamela Prati faceva tutta quella scena. Allora io dico, quando ti conviene, perché porta acqua al tuo mulino, perché no, tu dovevi dire, a me Pamela Prati non mi sta simpatica e non la voglio dentro. Cioè, no, ce la metto perché voglio riportare la notizia, devi essere onesto. Invece questo amore, tesoro, e poi hanno fatto vedere pure il video di quando se ne sono dette di ogni, quello non mi è piaciuto. Esatto. E io lo boccerei per un altro doppio motivo, perché ho letto che anche Alfonso Signorini usa il balsamo vaccinale. Non è vero, bocciato, non è vero. Scusa, cos'è il balsamo vaccinale? Quello con Pfizer. Lo fai prima di vaccinarti, il balsamo vaccinale. Quello, quarta dose. Ho fatto il contrario della D'Urso. Lo boccio, lo boccio anche io, doppia bocciata da parte di Morelli. Mi dissocio da per quel motivo. Parentesi rapidissima, secondo te perché il Grande Fratello non si fa con dei concorrenti sconosciuti? Siamo sempre su Jeff e VIP, che VIP non sono, quindi... Perché funziona di più, funziona di più. Io sono d'accordo. Perché il pubblico vuole vedere, tra virgolette, il personaggio famoso in difficoltà o il personaggio famoso che... Esatto, umiliato, che crea dinamiche, eccetera. Riportare un Grande Fratello come la prima edizione, Taricone, Cristina Plevani, non ha senso, perché chiunque entra nella casa del Grande Fratello sa che poi c'è un seguito, ok? Già le altre edizioni non sono state vere, sono state tutte fasulle, perché chiunque entrava sapeva che dopo avrebbe fatto l'ospitata da D'Urso, ospitata Buona Domenica e interviste. Se ti dici chi vince il Grande Fratello subito così? No, è un pronostico. Pamela Prati, dai. No, allora io spero con tutto il cuore che lo vinca un personaggio che ha fatto la storia della televisione italiana e che comunque sia sta lì perché ha lavorato in TV, quindi Charlie Attilio Gnocchi. Romita, Patrizia Rossetti. Io sti nuovi, ragazzi, non so per i nuovi, mi dispiace. Tra l'altro la Rosetti è già litigato con Pamela Prati. Esatto. Passiamo ai prossimi VIP promossi e bocciati che non fanno uso di balsamo vaginale. Assolutamente no, qua voglio proprio una standing ovation per la promossa Sofia Loren, ragazzi. Regina del cinema mondiale e poi bocciata Adriana Volpe, qua vi dico dopo perché. Perché Sofia Loren, 88 candeline il 20 settembre, meravigliosa. Poi abbiamo anche il contributo subito, ce lo subito, ce lo spariamo, fresco, così. Vai. Ecco. Auguri Sofia Loren, 88 anni di bravura, bellezza e stile. Sì. Una delle attrici italiane più apprezzate al mondo, con 88 anni vissuti sempre al massimo. Che meraviglia. A proposito di immagini cristallizzate nel tempo, no? Sì. No, lei è proprio una fotografia, l'icona del cinema italiano, quindi il nostro fiore all'occhiello, però icona mondiale. Ricordiamo il primo Oscar con la Ciociara, è stata anche omaggiata dell'Oscar alla carriera qualche anno fa, ma poi soprattutto quella scena ti ricorderai, Roberto, quello quando l'ha dato, quando l'ha dato a Benigni per la vita è bella, Roberto, lì è stata una cosa meravigliosa. Ma la cosa bella di Sofia Loren è che è una donna, una moglie, una mamma, mai un gossip, mai un chiacchiericcio. Dice che si può fare, si può essere delle celebrità senza... Vi ricorderete che lei, non so, che gli anni 80 forse fece 17 giorni di carcere per un crack finanziario, che poi venne ritirata l'accusa perché si scoprì che il commercialista, insomma, aveva fatto una sozzata, il magheggio famoso. Però lei con grande dignità tornò in Italia, affrontò il carcere e fece 17 giorni di carcere. Pensate, oggi tra i social, la comunicazione che ogni personaggio si fa da solo, quello che poteva capitare. Lei, una donna veramente, ma poi, un'icona di stile, ragazzi, di compostezza. È stata diretta da Charlie Chaplin, cioè comunque parliamo di una donna che veramente è il cinema italiano. Mai una parola fuori posto. Mai veramente, anche nei confronti delle sue colleghe, no? Una parola che tu potevi leggere, ma che avrà voluto dire? Mai. Sempre una grande signora, grande eleganza, e quindi secondo me va omaggiata non solo per gli 88 anni che fanno tanta roba. Beh.
ma anche per come ha condotto la sua vita di donna e di donna di spettacolo fino ad oggi. Quindi non vuoi promossa per nulla a no, questo meraviglioso... applauso Sofia Loren. Guarda, un aneddoto personale, questa volta è serio. Ma come personale? Ma che ne ho sei? Intitolato il bed and breakfast di famiglia a lei. Ah, si beh, chiama Home Sofia. Bello, bello. Guarda, bello. La tua capacità di infilare una marchetta prima serata. Diamo l'indirizzo. Che gli frega la gente che tu c'hai un B&B, perché l'hai voluto dire? Scusami regia, camera numero 2. Prenotate Sofia Pozzuoli. Ma io non ho parole, non ho parole. Mamma mia. Meravigliosa. Quindi poi dopo un discorso meraviglioso fatto da Maria. No, no, però ci voleva, volevo omaggiarla con voi perché la promozione alla carriera. Anche perché chissà se avremmo mai altre icone di questo genere. Difficilmente, difficilmente. Io credo che oggi è difficile. Una carriera come quella di Sofia. Se pensi al passato, abbiamo tanti nomi. Sì, devo dire che purtroppo stanno passando tutti a miglior vita, e quindi, sì. Ma sicuramente momento triste, un'icona momento lacrime di compostezza e eleganza, Adriana Volpe. Non lo è. Sicuramente. No. Sicuramente. Non lo è, bocciata. Io devo grande dire, esclusa. Grande esclusa da questa edizione, il Grande Fratello. Mm-hmm. Vi ricorderete che lei lo ha fatto prima come partecipante, sì, e poi come opinionista lo scorso anno. Una edizione, quella dello scorso anno, in cui l'ho anche molto difesa, perché lei è stata molto presa di mira dalla Bruganelli, che iniziava a muovere i primi passi davanti. Che amica davanti di Magalli. Esatto. Farina pure, Bruganelli e Magalli. No, no, ma non solo, l'hanno messa, come si dice a Roma, l'hanno messa in mezzo più volte. Sì. No? La Bruganelli, tutti sappiamo che lavora dietro le quinte, ha una sua società di produzione, una società di casa, la SDL TV, bla bla bla, e via dicendo. Ha sempre detto io il mio lavoro ce l'ho, il mio lavoro slow, però intanto te piace sta davanti alla telecamera, non lo negare, sì, no, ok? Infatti sei tornata. Però perché tu dirai, perché me bocci quindi l'Adriana Volpe, che invece tra virgolette è stata una vittima, se vogliamo? Perché anche se sei stata fatta fuori, anche se in qualche modo hai dovuto rifiutare, quello che vuoi, la vera signora non si abbassa mai. Invece lei che cosa fa? Lei mi fa un post. Gravissimo. Che post mi fa? Ha fatto un post. Vediamo un po'. Jeff VIP 2022, signorini e Bruganelli salutano Adriana Volpe, ma lei fa gli auguri solo ai concorrenti. Dai, questa è proprio... Ha rosicato. Ha rosicato male, ha rosicato male. Scivolone che non ci voleva, perché che cosa mi fa? Lei mi fa questo post dove racconta in veste di ex concorrente l'esperienza meravigliosa, quindi augura a tutti i concorrenti un meraviglioso in bocca al lupo e non dice neanche una parola al padrone di casa o alle nuove opinioni. No. Non si fa, scivolone, non si fa. Quindi bocciata. Poverina, cornuta e mazziata. Esclusa, mazziata e bocciata. Bene, cosa abbiamo imparato da questo blocco? Niente. Che cosa? Che se vi trovate a Pozzuoli c'è un B&B. Esatto, intitolata a Sofia Loren. Aspetta, che è intitolata a Sofia Loren. Ma soprattutto abbiamo imparato che ogni puntata, il sabato in chiusura, Moreno con la sua eleganza e composizione. Lui è un'icona di stile. Grazie. Anche perché mi sa un po' di supercazzo, la perché non prende un euro per farlo, esatto. Quindi solo complimenti per lui. Ogni settimana ci ricorda il bello e il brutto. Il brutto del nostro panorama, insomma, televisivo, dello spettacolo, di quello che ci circonda. Dello show business. Dello show business. Che poi c'è tutto lo show business ormai oggi. Sì. Anche noi, pensate, facciamo parte dello show business. Hai capito? Allora, la prossima volta porta i The Cerebros come promossi. No, vediamo. Allora, io facciamo così, questa settimana vi controllo, vi studio, perché voi vi muovete anche in ambito social, vi studio e decidiamo la settimana prossima se vi promuovo o vi boccio. Bellissimo, mi piace. No, io non vengo. Mi giustifico. Viene solo Moreno. Voi invece non mancate, lo sapete, appuntamento è sempre quello, ore 21, Cusano Italia TV, 264. Fattacci, vi aspettiamo. Vi aspettiamo, forse. Buonanotte.